chiuso la radio. Ma scusi, ma qui dovrebbe sta parlando con me, sono perché non legge un libro. Okay. Perché non legge un libro? Perché non legge un libro? Ma mi fa impazzire questa cosa qua. Perché non si legge il rapporto che l'Unione Europea ha fatto sullo stato di salute del governo di Orban, sui diritti violati? Perché non legge? Aspetta, aspetta, lei ha interesse a leggere il rapporto della Commissione Europea sui diritti di Orban, Roberto? Lei ha interesse? A me non me ne frega un cazzo proprio. Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Zelensky, dove vanno i nazistelli che ti hanno preso ad Azotal? Vanno nel gulag, vanno nel gulag. La 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 la. Ciao, dunque, volevo parlare dell'Ucraina, che sembra che sia la vittima di Putin, in realtà la vittima non è lei, ma è l'Europa. No. Senti, comunque, io guarda, ho molta paura di voi. In che senso? Molto di voi a schiena zitti. Di noi, io non so a schiena zitta, nemmeno Parenzo a schiena zitta, nessuno di noi a schiena zitta, posso assicurartelo. No, io sì. Lui è un kazako, cosa credi che sia? No, kazako no, tu sei un coglione, no kazako. Delle steppe del Kazakistan. Ma io dico, ma che cazzo è? Ma estensionisti terroristi, narco-stalinisti, ma che cazzo è? Ma davvero, guarda. E c'ha ragione pure questo. È diventato veramente un porcaio sta trasmissione. Allora, premete quel bottone rosso. Quel bottone rosso per chiudere illico, hack immediato questa trasmissione. È un bottoncino rosso che controlla tutto. Perché è incazzato, Parenzo? Scopa poco? Com'è? Che succede? Quando eravate un po' porno, almeno si rideva. Io volevo intervenire per dare anche un senso di verità evangelica. No, cioè, non importa, no, aspetta, grazie. Interessante, no, interessantissimo. Non serve, grazie. Io vorrei iniziare questa trasmissione odierna, codesta trasmissione di oggi, con la frase pronunciata da un generale italiano, non russo né ucraino, generale italiano, codesto generale si chiama Bertolini. Ora direte, un generale che di solito dice delle cose contro la NATO, eccetera, eccetera, però sentite, è un generale comunque, no? Come diciamo un generale, il capo di Stato, cioè questo qua è il generale Bertolini, che dice: la Russia sta vincendo sul campo e si è già presa Crimea e Donbass. Dice il generale Bertolini, non lo dico io. Se l'Ucraina riconoscesse quei territori, il conflitto finirebbe domani mattina. Non farlo vuol dire non desiderare la pace, e questa, diciamo, è la sua opinione politica. Potete contestare questa cosa? Potete contestare questa cosa? Lo considerate una persona vicino al signor Putin? Non lo potete considerare una persona vicina. È pagato dalla propaganda russa, è quello che dicono Parenzo and Chi and Co. Chiamateli come volete. Dicono che se uno osa sostenere che bisogna arrivare a un compromesso sui territori, allora vuol dire che cede al signor Putin e dunque è putiniano. Come ti mettevano prima il timbro addosso Novax semplicemente perché dicevi scusate, forse i vaccini hanno qualche problema. Forse i vaccini hanno qualche problema, e infatti ce l'hanno qualche problema. Non immunizzano, e ti mettevano addosso, il timbro Novax, il timbro dell'infamia. Oggi, se osi dire forse il signor Zelensky dovrebbe cedere una parte del territorio, perché purtroppo la situazione è questa: o sparamo a quello al Cremlino, o gli spariamo, o lo attacchiamo, o gli facciamo la guerra totale, oppure da lì quelle truppe non se ne vanno, non c'è dubbio. Oppure magari alla pace non si arriva. Questo è il punto. E ti affibbiano addosso il timbro, la scritta putiniano. Andate a fare in culo. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
Ma a me sembra veramente ancora sui vaccini torniamo. Nessuno ha detto che i vaccini ti immunizzano. Ma no, ma lascia perdere i vaccini. I vaccini ti proteggono, come ormai sappiamo. Ma ormai lo sappiamo da due anni. Non entrare nel merito. Entro nel merito perché dici solo inesattezze. I vaccini non immunizzano. I vaccini non immunizzano. I vaccini ti proteggono dal finire in terapia intensiva. Questo è sul primo argomento. Quindi chi diceva di non farsi il vaccino diceva una sciocchezza molto pericolosa. Questo per la storia. Per la storia, sì, sul avanti. Secondo argomento, sì. Non siamo noi a decidere quando gli ucraini si devono arrendere. Chi lo deve decidere? Gli ucraini. No, perché da chi sono? Chi c'è gli ucraini? Direi chi c'è ucraini. Dietro? Che quindi le armi non c'è le nessuno. Diamo noi. C'è gli il Stati popolo Uniti sono lì ucraino, a controllare tutti. C'è dai, il popolo ucraino che sta combattendo in prima linea. E se gli ucraini ti chiedono le armi, visto che sono loro che ci mettono la faccia e il loro corpo, sono loro che ti chiedono le armi. Certo, diciamo di sì. Che comunque, stanno difendendo comunque, il loro territorio. Certo, se ti quindi dicono dammi ad il culo, oggi, noi gli diamo il culo. Fino a quando, paragone stupido perché c'è gente che muore, fino a quando loro vorranno continuare a difendere la loro terra, la che loro vergogna. Libertà, noi dobbiamo stargli vicino. È molto molto semplice. Vabbè. Fornendo le armi, cioè, e fornendo le sanzioni cosa, più dure. La traduzione di questo è qualsiasi cosa vuole Zelensky gliela dobbiamo dare. Questa è la traduzione qualsiasi parenziana. Qualsiasi cosa vuole Zelensky per difendere il suo territorio. Appunto, non c'è ombra di cosa, dubbio. E quindi la democrazia. Non intanto c'è dubbio, Moni Ovadia, Moni Ovadia, che dovrebbe essere d'accordo con quello che dice David, diciamo per una serie di ragioni. No, ma che c'è da dare? È un anti-americano per definizione. I russi sono dei dilettanti in confronto agli americani a livello di propaganda. Vai regia, vai! Se vogliamo parlare di propaganda, i russi sono dei dilettanti nei confronti degli americani. Ah. Gli americani sono riusciti vabbè, a fare credere... Vabbè, quello che diceva Tommaso, eh? Vabbè, che mangiavano i bambini, c'erano associazioni... Se... bisogna andare a studiare la storia, conoscerla. La propaganda degli Stati Uniti in ambito di russofobia, sovietofobia, li dipingevano come degli animali. Signor Ovadia, signor Ovadia. È sempre stato anti-americano, Ovadia, quindi non è che mi stupisce. Come non sostengo un regime, non sostengo l'altro, due regimi. Ma l'altro non è un regime, è una democrazia. Gli Stati semplice. Uniti, signor vabbè, ma è incredibile. Ovadia. È una vai posizione regia, incredibile. Vai! Come non sostengo ideologicamente un regime, non sostengo l'altro. Ma non è un regime l'altro, questo è il tema. Invece che dall'altra parte c'era un paradiso ma di benessere. Ma perché anche gli Stati Uniti sono un regime? Ah no? No, chiedo. Sono no. Un'oligarchia, ma dove raccontiamo che gli Stati Uniti siano una democrazia? Un'oligarchia. Vai Moni. Perché sostiene uno che dice che la perché sostiene noi uno andiamo, che dice una cosa non vera? Andiamo agli Stati Uniti, però di fatto è così. Di fatto è così. Diciamo cioè la verità. Anche tu di dici che è un'oligarchia. Ma non sono è una democrazia. Vicino su questo sono molto vicino alla posizione. Ma io amo l'America, però bisogna dire che non è proprio. Ma una... cosa di? Non è una democrazia. Può votare il 30%, però va bene. Ma, sì. Cosa, ma sei sostenuto fino all'altro giorno? Ma fino a due anni fa dicevi che il fatto era un esempio di democrazia, sì, il fatto che la gente certo, scegliesse di non andare a votare. Assolutamente. Ma perché devi per forza fare il bastian contrario su una stronzata però, simile? Non ha la democrazia americana cioè, è la più grande democrazia sì, del mondo. Non ha proprio torto, diciamo. Lascia perdere. Ah, non ha torto. No, è una democrazia. Su questo non sono d'accordo con Moni Ovadia, però che ci siano le grandi corporate, credo. Le grandi multinazionali. Cosa ma c'entra? È anche un bene, per carità. Ma che vuol dire sulle grandi corporate? Comunque, sentiamo che dice su Biden. In modo aperto i partiti, i due grandi partiti. Sentiamo che vuol dire? Biden. Sentiamo che dice su Biden, sempre Ovadia, vai. Ma in che film comandano i potentati? Ma comanda Biden? Biden è il pupo del capitalismo corporate, la cui legge è profitto subito a qualsiasi costo. Ma ragazzi, non raccontiamo mica ste puttanate oggi. Non si dicono queste parole. Pardon, scusa. Beh, signor Moni Ovadia. Grande scontro con Tommaso Labate su questa mamma cosa qui. Mia, signor un Tommaso gigante Labate. Vai. Ma... gli Stati Uniti che non sono una democrazia. Cioè, mi vorrà bene lo stesso, mi permetto di non seguirlo. Ma se gli Stati Uniti sono una democrazia, io sono il Papa. Beh,
insiste ancora il signor Omadia. Ancora. Insiste. La Bada è stato un signore. È stato un signore. Avrebbe dovuto mandarlo amichevolmente a fare il culo. Ma è un signore l'abate, ovviamente è il Corriere della Sera, quindi ha un linguaggio diverso dal mio. Ma l'abate, che stima Monio Vadia come attore, così come l'ho stimato io, siccome è in grande confidenza e ne apprezza le doti artistiche, vabbè, dentro quella risata l'abate ha sintetizzato, ti dico io, dentro la risata di l'abate c'è Amoni, ma che cazzo stai a di? Dentro quella risata dolce e gentile di una persona che è un'autorevolissima firma del Corriere della Sera, e quindi non può usare il linguaggio che avrei usato io, dicendo Amoni, ma che cazzo stai a di? Ha detto, secondo me non è una democrazia, nel senso che comandano poche persone, secondo lui. Delle ragazzi, cose che non è secondo me, ci sono delle cose che sono oggettive, non è secondo me, anch'io posso dire, secondo me la Bolivia è una democrazia occidentale, tu mi diresti sei pazzo, perché sono delle cose che sono dei dati di fatto oggettivi, non secondo me. Ovadia su secondo Colin lui? Powell, vai. Il segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, Colin Powell, ha raggirato il mondo intero mostrando una boccetta vuota. E che cos'è questa? Beh, democrazia? La chiamate? Vabbè, quella è la menzogna del potere. Ha provocato la morte di più di un milione di persone. Sul merito ha ragione, però quella, il potere è, mente ovunque, sia in democrazia che in dittatura, diciamo. Il potere che mente non è che c'è solamente in dittatura, c'è anche in democrazia. Comunque il nostro grido di queste settimane, caro Davide, lo sai quale dovrebbe essere? Un grido che sicuramente ci unisce. Mollala, mollala, mollala poltrona, oh Gianrusso, oh, Gianrusso, mollala poltrona, poltrona. E invece mollala, no, sta là. Mollala, mollala poltrona, mollala poltrona. Caro Gianrusso, oh, iena, molla la poltrona. Allora, sarà un anche tormentone. Perché se lui fosse ancora una iena, lui sarebbe lì a Andrebbe a inseguire Gianrusso. Lui dovrebbe fare così, lui dovrebbe autoinseguirsi. Lui dovrebbe questa è la gag vera dopo da fare. Lui dovrebbe girare il Parlamento europeo dicendo: sto cercando Gianrusso, dov'è Gianrusso? Perché non si dimette? Dovrebbe girare da qui alla fine della legislatura tutto il Parlamento europeo ogni giorno autoinseguendosi. Poi dov'è si trova Gianrusso? Davanti allo dov'è specchio Gianrusso? E dici, che cazzo è quello lì? Gianrusso, dimettiti, perché non ti dimetti? Dovrebbe inseguirsi, dovrebbe autoinseguirsi. Per andare poi in bagno, cazzo, ma Gianrusso è qui, dimettiti, esci dalle istituzioni, vai fuori dalle istituzioni. Fermi tutto. Vai Parenzo, combatti! Strade in diretta. Bentrovati, secondo le ultime informazioni raccolte sulla 4 Venezia-Trieste per incidente, code a tratti tra lo svincolo San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Sulla 7 Milano-Genova, incidente code tra lo svincolo di Bereguardo e quello di Gropello Cairoli verso Genova. Sulla 1 Milano-Napoli verso Milano per incidente, code tra Terre di Canossa e Parma. Incidente code anche tra Fidenza e Parma in direzione Napoli. Ed ancora verso Milano per incidente code tra Modena Nord e l'allacciamento con la A22. Sulla A12 Genova-Rosignano verso Genova per veicolo in avaria si viaggia in coda tra Recco e Genova Nervi. Ulteriori informazioni sono a vostra disposizione e visibili su mappa sul sito di Radio 24. Da Radio Traffic per il momento è tutto, ma Strade in diretta tornerà nel corso della serata. A più tardi. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Maggio 2022, il 5G ormai è in quasi tutta l'Italia. Ci sono medici che riescono ad operare dalla Cina in America grazie alla tecnologia. Stampanti 3D che riescono a stampare anche organi umani, ma ancora non c'è una telecamera per riprendere Parenzo a Roma. Molto grave. Coppe d'amanti.
Una, la vostra tanto amata America, no? La culla della libertà, libertà di morire di fame, libertà di farsi ammazzare, quelli che esportano la democrazia con le bombe, no? C'è stata un'altra strage di innocenti, mortacci vostri, e destifite una mignotta che vorrebbero che pure in Italia i Kalashnikov e i fucili si vendessero al supermercato, di mortacci vostri, che vi prendesse un cagare, una schizzo, ma di quelli forti pesanti però. Comunque ragazzi, non voglio fare storia dell'America eccetera, però non è che dove si vendono facilmente le armi necessariamente ci siano delle stragi. Comunque non è che dove invece ci sono delle leggi molto restrittive sulla vendita delle armi non ci siano stragi. Meno. La settimana scorsa in un supermercato, ma in Texas ha fatto una legge diversa, però una legge che consente di portare le armi anche senza il porto d'armi, supermercato, e anche senza che sai usarle. Supermercato, il governatore se ne fotte, andrà alla festa, alla riunione della lobby delle armi. È gravissimo. È gravissimo. C'è il secondo emendamento della Costituzione degli americani. Hanno un legame forte. Gli americani non è democratico. Con le armi hanno un legame forte. Questo è il punto. I repubblicani. Ma chi te l'ha detto? I democratici hanno fatto sempre leggi restrittive. È falso. Vai a vedere quello alcuni che fece Obama contro la lobby delle armi. Alcuni sì, altri no. I democratici non sono mai stati finanziati dalla lobby per le armi, peraltro. I democratici, il Partito Democratico. Ma figuriamoci, ma no, ma adesso figuriamoci, verifica se è vero o no. I fondi, i repubblicani hanno sempre. È un fatto, ma non c'è nulla di male. Alcune il partito voci, repubblicano sì. È stato finanziato dalla lobby delle armi. Alcuni, è un fatto. Alcune I voci, democratici no. Alcune voci dalla manifestazione pro vita contro l'aborto, pro vita, non è che noi siamo contro la vita, diciamo. Comunque, manifestazione pro vita dell'altro giorno a Roma, sentite le follie, vai. Siamo qui per testimoniare il Vangelo. No, vaccini prodotti con le cellule embrionali fetali, umane, e basta. Ancora. I cambiamenti climatici di chi sono colpa? Ci sono sempre stati. Il buco nell'ozono? Ah, non lo so, non l'ho ancora visto, né me lo hanno fotografato. Noi italiani, secondo me, siamo messi da parte, perché io sono andata in un'agenzia e mi hanno rifiutata. Hanno detto prima vengono gli ucraini e poi veniamo noi italiani. Anche gli ucraini ora vengono prima? Vengono prima dal lavoro, perché sanno parlare l'inglese. Se tua mamma ti avesse abortito, non c'eri a dire tutte queste minchiate che stai dicendo. E poi c'è la teoria gender che sta sconvolgendo proprio il mondo. Ma non può essere semplicemente nato così, con quell'orientamento sessuale. Io sono una caposala pediatrica, ho studiato benissimo questo. Come ti chiami? Come ti chiami? Saverio, tu devi convertire bello di casa. Grazie. Intanto la De Mari stima gli insegnanti che si tolgono la mascherina. Vai. Volevo manifestare tutta la mia stima agli insegnanti che si stanno levando la mascherina e stanno invitando gli studenti a farlo. Dopo che il presidente del consiglio Draghi e il governatore Zaia sono comparsi in mezzo agli studenti senza mascherina, è indecente e indegno continuare a portarla. Vorrei esprimere la mia disistima al ministro Bianchi, che continua contro ogni scienza, contro ogni parere medico, contro ogni logica, contro ogni buonsenso, a imporre uno straccio pieno di moccio e di batteri davanti alla faccia degli studenti perché ossigenano male. E a difendere i ragazzi dall'ingiustizia di portare uno strofinaccio davanti alla faccia che invece le dita non portano. Mamma mia. E di cui nessuno vero scienziato ha mai affermato una qualche utilità. Ma non è vero. Allora, io so, qui sono combattuto, perché da una parte c'è la questione della mascherina. Io sono d'accordo sul fatto che sia totalmente inutile, come è dimostrato ormai ampiamente. Ma non è vero che è totalmente inutile. Riduce la diffusione del contagio, ma non è vero che è totalmente inutile. Non c'è più il contagio, ti segnalo che non c'è più. Sono puttanate che ci inventiamo noi per fare ancora i tamponi. Non c'è più nulla, niente. Davide, io piango. Non c'è più niente. Non c'è più nulla, zero. Davide da Milano, zero. Davide da Milano, eppure ancora abbiamo le mascherine a scuola. Lasciamo perdere, vai Davide, dimmi.
Sì, ciao. Ascolta, volevo dire una cosa. Giarrusso rispecchia la nostra politica, no? Codarda e pagliaccia. Dunque io, se dovrei andare in guerra, punto fucile verso l'Italia, perché a me hanno discriminato. Se dovessi, fucile verso l'Italia, perché a me mi hanno discriminato, mi ha lasciato senza lavoro e mi ha fatto altre cose, e giornalisti di più che non posso. Dunque, forza Putin, non ho capito. Forza Putin, bravissimo, vorrei come presidente Putin. Ma che c'entra? Tu, se non sbaglio, stai dicendo che sei uno di quelli che non si è vaccinato e dunque è stato discriminato, eccetera. Ma che c'entra con Forza Putin? Ma nulla. C'entra perché io amavo il mio paese, adesso lo amo molto, molto, molto meno. E dunque vorresti l'invasione di Putin perché odi il tuo paese, ami meno il tuo paese perché il governo ti ha imposto certe regole. Ma certe regole sbagliate, perché certe regole che non è che totalitarie. Mentre per loro, Putin invece lui non... Putin non fa nessuna dittatura. Io non ho parlato di dittatura sanitaria. Una cosa incredibile. Davide, la realtà è che Davide ha così poca stima dei nostri governanti che arriva a dire forza Putin. Questo bisogna che su questa cosa un po' si rifletta, perché lui ha una tale disistima nei confronti di quelli che hanno imposto regole ridicole e continuano a imporre regole ridicole, perché ormai siamo prigionieri ancora in piccola parte, per fortuna, di speranza, che arriva a dire forza Putin. Cioè, arriva a dire che è una follia, ma arriva a dire forza Putin. È una follia. Francesco da Cosenza, vai Francesco, dimmi. In effetti i bambini per rientrare a scuola devono fare 3 tamponi obbligatori, spendere in farmacia 3 volte la stessa cifra. Volevo dire una cosa, Testina. Sì. Intanto la parola plutocrazia è bandita, è una di quelle parole che non si può dire. Scusa, ma tu sei quello dei sauromati, Francesco? Sì, i sauromati. Quando parlate dell'America, che dite una democrazia, quell'altro democrazia, neanche che significa... La parola plutocrazia, visto che in Italia... Vabbè, ma adesso non affrontiamo questi temi così alti. Di che cosa vuoi parlare? Fai parlare la gente seria. Ma la gente seria di che? Che tu pensi che il mondo è governato dai sauromati? Chi cazzo sono questi sauromati? Mamma mia. Dai. Allora, quando parla Lavrov e dice quello che noi comunque abbiamo invitato un mese prima Lavrov a fare questo discorso, non parla solo e dice che tra gli ebrei ci sono coloro che affermano che i più grossi antisemiti sono ebrei. Basti guardare Parenzo, che da solo è spiegazione all'antisemitismo. Dice anche un'altra cosa: quando gli si chiede del Papa, fa una minaccia velata al Papa. Perché? Ma chi? Questa è la guerra del catto giudaismo che vuole instaurare ancora per i secoli a venire questo nuovo ordine. Ma questo è pazzo. Stai dicendo che non ci stanno. E tu sei dalla parte di Putin, naturalmente. Non di Putin, sono dalla... La Chiesa ha finito. Questo è pazzo. Stai dicendo che la guerra è stata scatenata dal Papa? Ma certo, il 2018... Cioè il Papa ha scatenato la guerra! Francesco da Cosenza ci sta dicendo che il Papa ha scatenato la guerra! Ma lei è un coglione! Lei è un imbecille! No, non ti faccio dire, lei è un imbecille! Perché sei un vigliacco, per questo non mi hai detto che il Papa ha scatenato la guerra, coglione. Esattamente, il 2018 Ciao, sono Denise Tantucci. Oggi vi parlo di Rocchetta e di idratazione della pelle. Rocchetta è la mia amica per la pelle. Ogni mattina sul set ne bevo un bicchiere bello pieno, perché giorno dopo giorno Rocchetta mi depura e idrata in modo naturale, favorendo la luminosità della mia pelle. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin. Prenota una crociera. Risparmi fino a 500 euro se... Sì, e poi paghi tutto extra. Cene, aperitivi, pure succo di frutta. Mai viaggiato con Costa? No. Con Super All Inclusive è tutto incluso, anche le escursioni. Prenota entro il 31 maggio con sconti fino a 500 euro a cabina. Info su costa.it o in agenzia di viaggio. Costa. Believe your eyes. Gruppo Centro Paghe, da sempre al tuo fianco per aiutarti a snellire i processi delle risorse umane e monitorare i costi. Visita il nostro sito e guarda le nostre soluzioni studiate per te. www.centropaghe.it.
Non abbiamo mai smesso di emozionarci. Non abbiamo mai smesso di essere noi stessi. Non abbiamo mai smesso di rinnovarci. Con affidabilità e un'esperienza consolidata nel tempo, Demolition 4.0 è il partner su cui contare per ogni tipo di progetto. Demolizioni, strip out, building refitting. Soluzioni professionali e innovative pensate su misura per le tue necessità. Demolition 4.0 by Top Taglio. La forza delle persone, la forza della passione. Vai su toptaglio.com. Cura, pace e diritti sono il nostro lavoro di ogni giorno. Dona il tuo 5 per mille a Emergency per offrire cure a chi soffre le conseguenze della guerra e della povertà. Firma la tua dichiarazione dei redditi con il codice fiscale 971471100155. Grazie. La tua famiglia, la tua casa, i tuoi cuccioli, la tua salute. In poche parole, tu adesso. Scegli Immagina Adesso di Generali, un'unica polizza per proteggere tutto ciò che ami. Contatta i nostri agenti per avere fino a 3 mesi in regalo. Iniziativa soggetta a limitazioni e valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il certo informativo su generali.it. Generali, partner di vita. Splendi, discepolo, leggi. Il mostro? Il maestro. Mangiava. Meditava. Quale verità si può vedere dietro queste parole? Ma... verità è che lei ha più di 40 anni e potrebbe avere bisogno di occhiali contatta. Prova gli occhiali da lettura contatta. Stile, design e qualità contatta. A partire da 10 euro. Contatta, per il benessere degli occhi. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze. Outmin Sun. Ti aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento dal 2 al 5 giugno per la 17esima edizione. Con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo 24 Ore. Tra ordine e disordine, il tema che animerà i dibattiti e le tante novità, come il Fuori Festival, per oltre 200 eventi in 4 giorni nelle piazze e nei teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento dal 2 al 5 giugno 2022. Info su festivaleconomia.it. Si ringraziano i top partner Capgemini ed Enel. Da Troni fino al 15 giugno acquista uno dei tantissimi prodotti in promozione e ti scontiamo l'IVA, come il TV QLED TCL 50 pollici con audio Onkyo, tuo a soli 397,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, 25 anni senza paragoni. Il segnale orario vi è offerto da tutto ciò che serve per organizzare il tuo business meglio. Scegli Fluenti CRP. Sono le 19. GR24, il sole 24 ore. Putin al telefono con Draghi assicura non verrà interrotta la fornitura di gas all'Italia. È pronto a sbloccare il grano, ma se verranno revocate le sanzioni. Dopo l'accordo sui balneari e via libera in commissione al decreto concorrenza, ora da sciogliere in maggioranza il nodo del fisco e dal governo, ok al riordino degli incentivi per le imprese. La morte di Ciriaco De Mita, se ne va un altro pezzo della Prima Repubblica. Domani funerale a Nusco, di cui a 94 anni era ancora sindaco. Nuovi guai per l'attore Kevin Spacey, incriminato in Gran Bretagna per aggressione sessuale nei confronti di 3 uomini. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Si intensifica l'offensiva in Donbass e un generale ucraino ammette che la Russia è in vantaggio nei combattimenti nel Lugansk. Ma l'aggiornamento di oggi sulla guerra in Ucraina parte dalla telefonata che hanno avuto il presidente del Consiglio Mario Draghi e quello russo Vladimir Putin. Da Putin rassicurazione all'Italia sulle forniture di gas, ma sul grano nessuna apertura. La Russia è pronta ad aiutare a superare la crisi alimentare in cambio della revoca delle sanzioni. Questa è la proposta fatta dal presidente russo Putin al premier italiano Draghi, che lo ha chiamato al telefono oggi pomeriggio, secondo quanto rende noto il Cremlino citato dalla TASS. Una richiesta che difficilmente il premier italiano potrà accettare e che contraddice poi quello che Putin aveva detto stamattina al Forum Economico Eurasiatico, sostenendo che la Russia sta diventando più forte grazie alle sanzioni. Nella telefonata con Draghi, Putin ha anche detto che la Russia ha intenzione di garantire una fornitura ininterrotta di gas all'Italia. Da quello che emerge, non si sarebbe invece parlato del piano di pace italiano, che il ministro degli esteri russo Lavrov aveva definito oggi non serio.
Intanto i combattimenti sul campo vanno avanti e si intensificano soprattutto nella zona del Donbass. Il generale ucraino Gramov ha ammesso che Mosca è in vantaggio nel Lugansk. A Kharkiv 4 persone sono morte sotto i bombardamenti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Piccoli segnali sul fronte dell'export di grano dall'Ucraina. Da una parte il porto di Mariupol, riaperto dagli occupanti russi. Dall'altra gli sforzi di Kiev per aumentare i trasporti via terra. Alessandro Apolito, Coldiretti. Noi abbiamo delle notizie dirette di spedizioni che stanno ripartendo sia da Mariupol sia per rotte via terra. L'Ucraina ha già triplicato ad aprile l'export di grano via terra a 1 milione di tonnellate, ma prima della guerra l'export era di 5 milioni al mese, quasi tutto via nave. Il porto di Mariupol poi vale circa un decimo di quello di Odessa. La sfida dunque resta sbloccare tutti i porti. A spingere per i negoziati è l'ONU, l'Europa, la Turchia e anche la Cina. Mosca si dice disponibile, ma pone una pesante condizione, la revoca delle sanzioni. Kiev chiede invece garanzie internazionali prima di sminare il porto di Odessa. Intanto l'ENI e l'algerina Sonatrach hanno firmato un memorandum per potenziare la produzione di gas in Algeria per 3 miliardi di metri cubi all'anno. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In un'operazione speciale turca sarebbe stato arrestato a Istanbul il nuovo capo dell'ISIS, Abu al-Hassan al-Quraishi. Questo riferisce un media turco, sostenendo che l'annuncio ufficiale sarà dato presto dal presidente Erdogan. Sarebbe la prima volta che un capo dell'ISIS viene catturato vivo. Restiamo all'estero per un'altra notizia importante. Ricorderete della morte della giornalista di Al Jazeera Shirin Abu Akleh l'11 maggio a Jenin, in Cisgiordania. La reporter è stata uccisa da un soldato dell'occupazione mentre tentava di fuggire assieme ad altri giornalisti durante gli scontri con le forze israeliane. Lo ha detto il procuratore generale dell'autorità nazionale palestinese Akram Al-Khatib, illustrando i risultati dell'indagine. In Italia con la politica, dopo settimane di confronto, è accordo nella maggioranza sulla questione balneari. Il governo punta ora a stringere anche sulla delega fiscale, al centro di un nuovo vertice. Siamo qui per fare quello che serve all'Italia, ripete intanto il premier Draghi. A Palazzo Madama la maggioranza scioglie il nodo dei balneari. L'intesa sblocca l'iter del DDL concorrenza, licenziato nel pomeriggio dalla Commissione Industria. Il testo arriverà in aula lunedì e verrà approvato nella stessa giornata, come chiesto dal Premier Draghi, che intervenendo al congresso della CISL è tornato a ribadire la necessità di andare avanti con le riforme. Esserci per cambiare è una frase diretta che racchiude anche il senso di questo governo. Siamo qui per fare quello che serve all'Italia, ai lavoratori, alle imprese, e non per stare fermi. E siamo qui per farlo insieme a voi, alle parti sociali. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri ha fatto il punto sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed ha approvato la delega al Governo sul riordino degli incentivi per le imprese, in particolare nel Mezzogiorno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il cordoglio di tutto il mondo politico per la morte di Ciriaco De Mita. È morto nella sua casa di Nusco, in provincia di Avellino, di cui era sindaco nonostante i suoi 94 anni. Domani funerali alla presenza del presidente Mattarella. Negli anni Ottanta è stato contemporaneamente segretario della Democrazia Cristiana e presidente del Consiglio, da qui il soprannome uomo dal doppio incarico e padrino della DC. Esponente della corrente di sinistra, si trasferì a Milano dopo il liceo alla Cattolica ed iniziò l'ascesa nel partito diventandone vice segretario nel 69. Negli anni Ottanta raggiunse l'apice quando fu premier di un governo pentapartito che cadde nel 1989 a causa di una crisi scatenata dal leader socialista Bettino Craxi. Dall'82 all'89 è stato segretario nazionale DC e poi presidente dall'89 al 92, nonché 4 volte ministro. Dopo la Prima Repubblica ha influenzato la vita politica degli anni successivi. A De Mita si deve l'impegno di Sergio Mattarella nelle file della sinistra democristiana. Tranchant i suoi giudizi sui politici attuali in alcune interviste alla 7. Renzi è stato il primo a indicare Conte.
E io ho commesso l'ultimo errore di pietà nei suoi confronti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dopo la strage nella scuola del Texas, la città di Houston si prepara ad ospitare la riunione annuale della National Rifle Association, la famosa lobby delle armi. Con le TV che ancora trasmettono a ciclo continuo immagini e testimonianze strazianti dalla strage di Uvalde, la National Rifle Association si prepara alla grande convention di Houston, 400 chilometri più in là, ma sempre in Texas. La potente lobby delle armi d'America conta 5 milioni e mezzo di iscritti che rivendicano non solo il diritto a possedere e portare un'arma, ma anche a mantenere larga la base degli aventi diritto. Città e stato amico di solito il Texas, forse meno questa volta. Dobbiamo buttarli fuori, dice Ashton Woods, uno degli organizzatori delle proteste delle prossime ore, molte guidate da afroamericani che ricorderanno anche il secondo anniversario dalla brutale uccisione di George Floyd da parte di un poliziotto. Governatore Abbott non partecipi alla convention, ha esortato Derrick Johnson, leader della NAACP, un'organizzazione afroamericana, ma è più retorica che una reale possibilità. All'incontro ci sarà Abbott, ci sarà il senatore Ted Cruz e, come sempre, l'ex presidente Trump. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questa invece è cronaca di casa nostra. Vittoria nel Ragusano, ieri l'uccisione di una donna sulla porta di casa. Oggi si scopre che l'uomo che l'ha accoltellata l'ha scelta senza alcun motivo particolare. Un delitto casuale, così la confessione agli inquirenti dell'assassino, un 28enne fermato poche ore dopo l'aggressione. In un primo momento ha negato tutto per poi chiedere di essere ascoltato dal PM, al quale ha reso piena confessione. Avrebbe ammesso di aver ucciso in modo casuale a coltellate una 37enne a Vittoria, in provincia di Ragusa. Brunilda Alla, originaria dell'Albania, è stata aggredita in strada e poi è morta durante il trasporto in ospedale. L'uomo è stato individuato dai carabinieri grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze di alcuni cittadini. Dalle prime informazioni sarebbe stato un gesto estemporaneo e immotivato, sembra per problemi psichiatrici, e sembrerebbe aver ucciso la prima persona che gli è capitata a tiro. Dice il capo della procura di Ragusa, Fabio Danna, non è stato accertato alcun legame preesistente con la vittima, sarebbe rientrato a casa per cambiarsi e per nascondere l'arma che ha poi fatto ritrovare agli inquirenti. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una 29enne è stata arrestata a Milano per aver spinto una ragazza che attendeva la metro sulla banchina mentre arrivava un convoglio. La ragazza per fortuna è riuscita a mantenere l'equilibrio e non è caduta nei binari. È successo ieri sera nella stazione del metro Duomo. La 29enne ha poi tentato di allontanarsi, ma è stata fermata da chi ha assistito alla scena. Ora per lei, che ha alcuni piccoli precedenti penali, potrebbe scattare l'accusa di tentato omicidio. E ancora a Milano, è stato condannato con rito abbreviato a 6 anni e 4 mesi di reclusione Omar Confalonieri, l'agente immobiliare con ufficio in via Monte Napoleone, in carcere dal 6 novembre. Lo scorso 2 ottobre, durante un aperitivo, avrebbe stordito una coppia interessata alla compravendita di un box con dosi massicce di benzodiazepine per poi abusare della donna. Una perizia ha certificato che l'uomo era capace di intendere e di volere al momento dei fatti. Ancora cronaca con la morte, ricorderete, della vigilessa nel Bresciano. Ha confessato anche una delle due figlie. Ora è sotto interrogatorio l'altra figlia. Ieri sera l'ammissione di colpa del fidanzato delle due giovani. Laura Ziliani era stata trovata morta l'8 agosto in Val Camonica dopo 3 mesi di ricerche. Confermato il movente economico, i tre volevano appropriarsi del patrimonio immobiliare della donna. Le accuse di molestie sessuali negli Stati Uniti gli erano già costate il ruolo in House of Cards e nel film Tutti i soldi del mondo. Ora per Kevin Spacey nuove pesanti accuse arrivano dal Regno Unito. Ad accusare di aggressione sessuale Kevin Spacey sono 3 uomini. Questa volta parliamo del Regno Unito. Spacey era direttore artistico del prestigioso teatro Old Vic di Londra. C'erano già state testimonianze negli anni scorsi, ma ora il Crown Prosecution Service annuncia che l'attore è stato incriminato per una revisione delle prove raccolte da Scotland Yard.
Nel novembre 2017 l'Old Vic Theatre aveva comunicato di aver ricevuto denunce di condotta inappropriata di Spacey da 20 uomini diversi, ma le accuse tenute in considerazione sono quella di un quarantenne nel marzo 2005, di un trentenne nel 2008 e di un altro trentenne nel 2013. Nel comunicato Rosemary Ainsley, a capo della Special Crime Division, afferma che Spacey è stato anche incriminato per aver indotto una persona a impegnarsi in attività sessuali penetrative senza consenso. Una data del processo non è ancora stata fissata. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E guai anche per l'ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone. L'uomo, 91 anni, è stato arrestato in Brasile per aver portato illegalmente una pistola mentre si imbarcava su un aereo privato diretto in Svizzera. A Roma ora per la festa che continua anche oggi dopo la vittoria di ieri sera a Tirana della Conference League, in 100.000 in queste ore al Circo Massimo. La festa di una squadra, la Roma di José Mourinho, è quella del suo popolo, quello giallorosso. Da Tirana a Roma, poi da Caracalla al Circo Massimo sul pullman scoperto e con la Conference League tra le mani. Una gioia che non vuole finire. E poco importa se quella che va in bacheca è solo l'ultima nata delle competizioni europee, con logica e regolamento pari a un inestricabile sudoku. Vale tanto però quella Coppa per la Roma, al secondo trofeo continentale a oltre mezzo secolo dalla Coppa delle Fiere del 1961. E vale tanto pure per il calcio italiano, che torna a vincere in Europa dal 2010, dalla Champions dell'Inter del triplete, anche quella targata Special One. L'omaggio del presidente del CONI, Giovanni Malagò. Straordinario il gruppo, Mourinho gli ha dato quella mentalità che era più che importante, direi indispensabile, soprattutto su una piazza come Roma, con la squadra di Roma. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Il microfono torna alla Zanzara. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. Assicurazione auto e moto. Bolletta della luce. Bolletta del gas! Le spese ti assillano? Vai su segugio.it e combatti l'inflazione. Con Segugio confronti le polizze auto e moto, ma non solo. Trovi anche le migliori offerte luce e gas, e pure i prestiti. Così risparmi e il caro vita non è più un peso. Segugio.it, trova la compagnia giusta. Quando è cominciato tutto questo? A quando si fa risalire l'inizio di questa epoca dell'impatto umano sul nostro pianeta? Matteo Caccia racconta l'Antropocene, un viaggio coinvolgente e mai scontato per scoprire l'impatto umano sul pianeta. Tracce, l'impronta degli esseri umani sulla Terra. Un podcast originale di Radio 24 in collaborazione con il MUSE, Museo delle Scienze di Trento. Disponibile su radio24.it e sulle principali piattaforme audio. Una coproduzione Radio 24 e Audio Tales. Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara. Si vuole parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024 oppure si vuole mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Ho David, ti scandalizzi delle armi date in Texas a chi anche non è in possesso di posto d'armi, ma noi stiamo dando armi in Ucraina in mano a chi? Cruciani, ascoltami bene, testa di cazzo. Ma lo capisci che in Texas il problema è una legge che permette a chiunque di avere un'arma da fuoco senza nessun tipo di controllo sulla sanità mentale o su chi cazzo sia questo? Io posso andare a comprarmi un'arma come qui posso andare a comprarmi un paio di mutande. Ma lo capisci, brutto rincoglionito, che così è molto più probabile che un sociopatico di merda che sogna la notte di andare ad ammazzare 18 bambini possa avere gli strumenti per farlo? Lo capisci? È colpa delle teste di cazzo come te, di cui l'America è piena, che succedono queste cose. 164 le sparatorie dal 1967 ad oggi in America per colpa delle teste di cazzo come te. Manda quest'audio, rincoglionito.
Intanto, caro David, per alcuni complottisti, in America soprattutto, la strage in Texas è una messa in scena e i genitori sono attori. Ma chi ha detto questa roba? Chi? Nel frattempo, il nostro Jean-Paul Vanoli, colui che è un grande sostenitore dell'urinoterapia, parla alle Iene sul fatto che è tornato a bere l'urina. Vai! Beh. Sono bevuto la mia urina, una piccola dose. Il sapore è buono perché mangio bene, non è cattivo neanche l'odore. Se uno ha problemi, ci aggiunge un po' di acqua. C'è chi per renderla gustosa aggiunge il succo di pompelmo e chi la propone ai bambini diluendola con camomilla. E risolve il problema, può bere il suo mezzo bicchiere al giorno, la mattina, la seconda pipì, non la prima. Questa pratica da quanto tempo la fai? Dall'età di 37-38 anni. E non costa niente perché te la porti dove ti pare, per cui male non fa mai. Perché bevi l'urina? Per stare meglio. E su che base? Ho una carenza di minerali, la mucosa intestinale aspira le sostanze nobili dell'urina, per cui sono assimilabili istantaneamente. Poi sostiene che la chemioterapia uccide 175.000 persone all'anno. Contro la chemioterapia, contro la scienza ufficiale, contro la medicina ufficiale, Jean-Paul Vanoli. Gravissimo, vai. È gravissimo però. Sono contro la medicina non realistica. Ma la medicina è realistica. Come la chemioterapia che ne ammazza 275.000. Ah, 275.000 all'anno. 275.000 all'anno uccisi, magari dal cancro, non dalla chemioterapia. Appunto, è gravissimo che sostenga una cosa simile. E io lo mando in onda, naturalmente. Se dovessi dire che è pazzo, però. Carlo da Roma. Dopo te lo chiamo se vuoi, il signor Vanoli. Assolutamente. Carlo, dimmi Carlo. Buonasera a tutti. Allora, come vi avevo anticipato nella mia telefonata di circa un mese fa, non me la ricordo. Il 9 maggio mattina, adesso te la ricorderai sicuramente, Cruciani. Allora, il 9 maggio mattina mi sono alzato, sono andato nel giardino della mia casa, messo il mio telefono collegato ad una cassa. Sì, il tuo telefono che non si sente un cazzo adesso, se non ti metti meglio. Il tuo telefono che non si sente adesso? Sì, più o meno, dai, vai, forza. Allora, mi sono ascoltato il mio bel inno sovietico, non quello russo, quello sovietico. Sì. Dopodiché sono partito e sono andato a consegnare tre stelle rose rosse, volte nei loro colori. Tre rose rosse, sì. Tre rose rosse, dove le hai consegnate? Ragazzi, mi collegate meglio sto coglione che è andato a consegnare dei fiori all'ambasciata russa, perché uno che va a consegnare dei fiori all'ambasciata russa non può che essere un coglione, giusto Carlo? Cioè, sei un coglione o sbaglio? Diciamo che c'è libertà di espressione, parole e manifestazioni in Italia. Sì, ma questo non c'è dubbio, però io posso giudicare il tuo segnale, il tuo gesto di andare a depositare dei fiori, delle rose rosse all'ambasciata russa come una coglionata, come una puttanata. Io potrei dire altrettanto che chi magari è andato ad onorare delle altre cose davanti. Sì, ma perché l'hai fatto? Ma perché lo hai fatto? Spiegami perché. L'ho fatto in segno di dissenso rispetto a quanto sta facendo il nostro governo. Sei filo Putin. Io sono semplicemente filo rispetto delle regole e degli accordi. Ma che c'entra regole? Ma che c'entra regole? Tu sei andato a depositare dei fiori davanti all'ambasciata russa, significa che sei un amico del governo russo, questo è il punto, dai. Ma questo sicuro. Io sono un amico di un paese che ha sacrificato 27 milioni. Ma che c'è, ma quella è roba di seconda guerra mondiale, ma cosa c'entra? Quella purtroppo la storia non va dimenticata. Purtroppo la storia non va dimenticata. Tu la interpreti come vuoi tu la storia. Non va dimenticato anche quello che è successo dal 2014. Sì, ma che c'entra con l'andare a consegnare dei fiori? Perché non sei andato? Potevi andare anche davanti all'ambasciata dell'Ucraina, magari, no? A consegnare dei fiori. Invece sei andato. L'ambasciata dell'Ucraina no, perché l'ambasciata dell'Ucraina, il paese ucraino, non ha rispettato degli accordi firmati nel 2015. Vittorio da Roma, ho capito benissimo. Vittorio da Roma, vai Vittorio, dimmi. Vittorio, ci sei?
Vittorio, ci sei? Eccoci, no, eccoci qua, piccola dedica, questa qui era una piccola dedica. Non ho sentito un cazzo, non ho sentito nulla. Dopo te la rimando, era un piccolo schianto che stavo dedicando, purtroppo non l'hai sentito. Ah, ma tu sei Vittorio, comunque, sì, tu sei Vittorio. Chi è Vittorio? Vittorio, io, Vittorio, comunque, che ne so io, Vittorio da Roma. Vittorio. Mi devi riconoscere, chi mi devi riconoscere. Vuoi sapere chi è Vittorio da Roma? Vittorio da Roma è quello che si scaglia contro i camionisti, no? Il solito, dai, Vittorio da Roma. Che vuoi, Vittorio, dimmi. Questa settimana stavo ascoltando un po' di cazzate e volevo giusto rispondere a questi macachi in poche parole. Allora, visto che loro tu devi sempre chiedere scusa devi sempre chiedere macachi scusa, sarebbero i camionisti, sì, macachi, camionisti. Esattamente, sempre i camionisti, sempre i camionisti, visto che loro non hanno le facoltà cognitive per fare degli insulti di senso compiuto, e dicono sempre che o la mia ragazza scuota un camionista, cosa altamente improbabile perché non ha le pulci, o se no sarebbe nata un'altra forma di AIDS, oppure che mia madre sia scappata con scappata con qualche camionista, però è abbastanza improbabile, sì, ma... perché mia madre non c'ha l'uccello, loro sono attratti soltanto da esseri terzi che hanno un membro perché lo devono acciucciare al comando. Sì, ho capito. Vittorio, però, Vittorio, no, però scusa, Vittorio, però la tua campagna contro i camionisti è segnata da alcune cose che sono incredibili. Non puoi dire che tutti quanti i camionisti, e poi non c'è niente di male, amano i trans, che i camionisti sono delle scimmie, che i camionisti sono dei minus abens, che i camionisti sono dei fascisti. Che i camionisti, allora, che i camionisti bene, e soprattutto tu devi ancora chiedere scusa, ripeto per l'ennesima volta, tu puoi dire quello che vuoi sui camionisti, noi te lo lasciamo dire forse anche con leggerezza, questo non lo so, ma qui c'è libertà di parola oltre, diciamo, anche il limite, però tu hai detto che questi qua si devono andare a schiantare, hai fatto un'accusa gravissima, o comunque sei uno di quelli che dice che i camionisti si devono schiantare, amico mio, dai, quello ti devi pentire, li hai definiti macachi, scimmie, disumani, gente con tre teste, delle persone abiette, eccetera. Ma cacchio, ma adesso questo comunque non puoi dire, non puoi augurarti gratuite. Non puoi augurarti lo schianto dei camionisti, questo è vergognoso, dai, te lo dico per l'ennesima volta. Facciamo così, adesso te lo spiego bene. Allora, prescindere, un po' tutti i camionisti mi fanno abbastanza schifo, però principalmente quelli fascisti, nazisti, omofobi, ecco, io spero che loro non solo si vadano a schiantare, poi che cascano dentro un burrone. Cioè, ma no, ma dai, ma non si può, dai, ma non si può, umano. Ancora insisti. Tu insisti ancora. Pentiti di questa cosa, vergognati, devi dire chiaramente, chiedo scusa ai camionisti che mi sono augurato che si vadano a schiantare tra le lamiere, vergognati. Devono chiamare i loro figli col mio nome. Loro, ma non rompere coglioni con questa, ma per carità, grazie a me, ma che questo è un altro pazzo, se non li farò perdere il lavoro. Io sto salvando delle vite, perché loro soltanto portano morte e traffico in mezzo alle portano strade. Morte. Ma che allora, ma questo me, è pazzo, a me, dai. Di loro non portano morte. Dai, a me, su. A me dispiace soltanto ma per tu le vite. Sono svolgono un mestiere loro, fondamentale. Ma è un mestiere fondamentale quello del camionista. C'è le merci. Ma che fondamentale? Allora, non servono un emerito cazzo. Alla ma questo lo dici tu, ma tu mia, sei ancora con sta cosa. Ma non mandarlo in onda, basta, chiudilo, offende un'intera categoria. Allora, Vittorio, io stasera non me l'aspettavo, però intanto, come al solito, è intervenuto Vittorio e sta chiamando il mondo. E innanzitutto c'è un signore, aspetta, no, non cominciamo, io non lo sapevo che il papà fascista fosse anche, non so come si chiama di nome, fosse anche, sì, papà fascista, quello che c'ha i due figli fascisti, fosse anche un camionista. Signor papà fascista, buonasera. Aspetta, dimmi, tu sei camionista? Certo che sì. Sì, ma qua parliamo di un problema del suo personale. Questo qua ha delle repressioni. Vittorio è il classico personaggio che va a rompere i coglioni, i camionisti, finché dormono, perché va a spartigliarsene nel culo e va a voler fare i pompini. No, quello camionisti. Non credo, questo non credo, Vittorio. Ma certo, allora, Vittorio, te sei classico, che fanno le aree di servizio. No, ma ho capito la teoria. Ma come te vieni? Dai, spiegami, dai. Dimmi. Anche volendo, a me non fregherebbe un emerito cazzo. No, Vittorio, il punto è questo. Vittorio, fermi tutti. Non ti puoi arrabbiare con tutti, te.
probabilmente sei bruttorello, vai. No, no, ma lasciamo perdere, queste, lasciamo perdere questo elemento dell'area di servizio. No, 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 lasciamo perdere questo elemento certo, di servizio. No. Ma certo, è così. Lui va con le loro mogli, perché io sono sicuro che loro sono soltanto con nigeriani presi alle No, ma non c'entra nulla, ma che c'entrano le mogli adesso? Convinto che loro non riescono a soddisfare, ovviamente perché loro sono dei omosessuali repressi, quindi ovviamente non ma perché loro? Perché loro? No, ma tu ti devi... No, ma tu fermo un attimo, giù un attimo, Vittorio, giù un attimo. Tu ti devi pentire di quello che hai fatto. Bravo, bravo con la musica, esatto. La regia. Ti devi pentire di quello che hai detto sul fatto che loro si devono schiantare tra le lamiere. Questa è una cosa vergognosa. Abbiamo un altro camionista, non è fascista, non so, Luciano. Lei è fascista, Luciano? No, non sono fascista, però io vorrei sapere questo Vittorio che è un pesce all'insalata, perché ce l'ha molto con noi? Perché quello è invidioso, perché noi diamo un contributo alla nazione e lui non è buono a fare un cozzo. Capito? Questo è, perciò ce l'ha morto con noi. Ce l'ha non morte, è buono a fare morte, un cazzo. A morte, ce l'ha a morte allora, con noi. A morte, allora, a morte. Sì. Voglio parlare. Ma va a fare 69 con una guaglione, ma se non bricoglione a noi, tu si vuole mangiare a scovare la tua ragazza, no, non bricoglione. Dovete sempre mettere in mezzo il sesso, le trombate, che c'entra col contenzioso? Te lo dire dall'anima, no? Detto questo, calma, dimmi Vittorio, dimmi. Loro hanno un'erezione soltanto quando si infilano oggetti. No, ma ancora esiste. Ecco, ma perché poi, c'è questo elemento qua? Parla con Luciano, parla in italiano con Luciano. Ma questo qui parla in maniera cinese, non capisco un cazzo. Luciano, parla la lingua umana, brutta scimmia di merda. No, ma perché? Luciano, ci sei? Ma che... Mi fai ridere, ma che mi fa pure ridere. Mi fai ridere, mi fai ma proprio male, ridere. Tu sei nell'unità. Senti, tu sei di dioce di noi, perché noi ragazzi, siamo oggi, il contributo oggi, all'Italia che non si pone a niente. Nemmeno a scoparti la tua ragazza. Ancora insiste, questo non esce fuori da questa cosa. Fermi tutti, fermi tutti. Finalmente estate con MSC Crociere. Inizia a sognare le giornate passate al sole, i tuffi in piscina, i cocktail vista mare. Viaggia in Mediterraneo, Emirati, Nord Europa e Caraibi con l'offerta Estate Leggera. Parti ad un prezzo speciale. La prenotazione è flessibile e tutti a bordo sono vaccinati e testati come da protocollo MSC. Vai in agenzia viaggi o su msccrociere.it. Cosa staremo facendo tra 50 anni? Avremo di fronte problemi che non immaginiamo e tra le mani soluzioni che oggi sembrano lontanissime. Come 50 anni fa, quando è iniziato tutto. E non sapevamo quali traguardi potevamo raggiungere. Malattie che possono scomparire, vite che possono ricominciare. La ricerca guarda avanti ogni giorno. Il nostro presente è il futuro. Aiutaci a rendere migliori gli anni che verranno. Dona il tuo 5 per 1000 all'ospedale San Raffaele di Milano. Vai su 5per1000.org. Riduci la complessità della tua infrastruttura IT affidandoti ad un team vincente. RICO, Titanium Partner Dell Technologies, ti propone le soluzioni Dell Technologies innovative, scalabili e flessibili per rendere la tua azienda più competitiva. Modernizza il tuo data center e approfitta di un assessment gratuito della tua infrastruttura IT. Cosa aspetti? Richiedilo subito. Vai su www.rinnovailtuodatacenter.it. Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiama l'800 97 97 17. Stile è un progetto Publiscoop Group. È vero, ogni gioco ha le sue regole. Ora è arrivato il momento di cambiarle. Fai la mossa giusta. SUV Peugeot E 2008 100% elettrico. Oggi tuo con i nuovi incentivi statali, validi su tutta la gamma electric e plug-in hybrid. Scopri di più su Peugeot.it. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Borse in diretta. Buonasera, continuano i rialzi a Wall Street con il Dow Jones che guadagna l'1,76%, lo Standard & Poor's 500 che guadagna il 2,11%, il Nasdaq il 2,78% e chiudono in rialzo le borse europee con Francoforte a più 1,59%, Londra più 0,56%, Parigi più 1,78%.
A Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,22%, i maggiori rialzi sono quelli di Saipem più 8,71%, Banca Generali più 4,16%, Pirelli più 3,46%, Nexi più 3,26%, i maggiori ribassi Terna meno 1,18%, Inuit meno 0,29%, Atlantia meno 0,18% e Snam in chiusura appunto meno 0,14%. In chiusura come sempre i cambi, euro su dollaro 1,07. Ed è tutto. Vuoi il meglio per il tuo business? Liberati dai pensieri e fai spazio all'elettrico. Con Electrify Your Business hai incluso nel canone di noleggio Lisis una Easy Wallbox e un anno di ricariche pubbliche. Ad esempio, Fiat 500 elettrica Red da 399 euro al mese, compresi copertura furto incendio, copertura danni e manutenzione. Durata 36 mesi, 45.000 km. Anticipo 8.600 euro. Offerta valida fino al 31 maggio e soggetta ad approvazione Lisis. Info su fiat.it. Il nostro pollo bio è libero di razzolare tra le colline, sempre è buono e bio. I nostri polli sono biologici, italiani e molto buoni. Da oggi con Free2X, registrando la tua targa in app, puoi ricevere in automatico il cashback sul pedaggio per ritardi dovuti a lavori sulla rete di autostrade per l'Italia, anche se paghi con carte o contanti. Scarica subito l'app Free2X e scopri tutti i servizi per i tuoi viaggi. Ogni giorno 16 ettari di natura italiana trasformati in cemento. Rischio estinzione per la metà di mammiferi, uccelli, pesci e anfibi. Mediterraneo, mare di plastica. Non possiamo tornare indietro, ma possiamo salvare la natura che resta, gli animali sopravvissuti, gli ambienti ancora intatti. Dobbiamo farlo ora, o sarà troppo tardi. Dona il tuo 5 per 1000 al WWF. Riavvolgi il nastro. Fai rinascere la natura italiana. Vai su wwf.it per scoprire come fare. Respira lentamente. Concentrati. Visualizza nella tua mente il tuo obiettivo di investimento. Un portafoglio diversificato. Una strategia solida. E un team di consulenti esperti al tuo fianco. Adesso ti rimane solo una cosa da fare. Vai su moneyfarm.com e inizia a investire con successo. Moneyfarm, investi nella tua pace interiore. Tutte le volte che la scienza ha cambiato idea. Omosessualità, differenze etniche, origine dell'uomo. Il faticoso superamento dei pregiudizi che hanno condizionato il punto di vista degli esperti in un libro che racconta come funziona la scienza. Quello che ora sappiamo. Da sabato 28 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più. La Zanzara. Per pezzo di merda che gli dà aria a Vittorio, gli dà motivo di poter parlare, gli dà la possibilità pure di diventare, capito come? Pure richiesto, la colpa è la tua, capito? Ma quello toccherebbe scoppiarlo come un palloncino, ma ecco. Tu pizzoni in bocca pure a te toccherebbe dateli che fa parlare sti pezzi di merda. Non sa gestire un po' meglio, no? Gli fa parlare sti quattro coglioni che ci augurano danno a sbatte. Ma come cazzo stai, la cruce sta proprio bruciato, porco ciuto. Amarenzo, te che lavori non si può sentire i mortacci tua. Manca la laurea, cioè, non ha fatto mai un cazzo in vita tua. Una volta che hai studiato, dici che hai lavorato. Ma come cazzo ti permetti a dire all'altro che non fanno un cazzo? Ma chi sei? Ma chi cazzo sei? Questo signore, signor camionista, caro Parenzo. Gentilissimo, ma non c'è nessun problema. Io. Va bene. Mauro da Milano, avanti tutto, Mauro, dimmi. Non c'è problema. Buonasera ragazzi, intanto grazie perché mi faccio una grande compagnia quando sono in macchina. Sì, Mauro, non ce ne frega un cazzo delle grazie, del tuo grazie, ma la cosa fondamentale è che non ti si sente, come al solito. Cioè, non ti si sente, ecco. Dai. Sono il cellulare, mi senti? No, volevo solo dirmi all'odio per i camionisti dell'amico Vittorio, ma non per i suoi motivi, nel senso che per me non sono ricchioni o fascisti, tutti uguali, solo perché potenzialmente sono dei serial killer. Visto che si parlava di armi, questi vanno in giro con dei mezzi che pesano 300 quintali, come cazzo gli pare a loro,
sorpassano regolarmente. Non si sente bene, mettiti meglio, non si sente bene. Mauro, hai detto che i camionisti sono dei potenziali serial killer, vorrei che lo dicessi in maniera più chiara, così si capisce. Pure, ma più chiara, ma è una follia però, perché si deve sentire... Dimmi. Non è più chiara, lei dovrebbe pentirsi di quello che ha detto, dovrebbe dire ho detto una stronzata enorme, grandissima. No, ti spiego perché se mi fai parlare. Gianluca da Roma, mi hai rotto i coglioni, non odio sentire le cose male. Gianluca da Roma, dai. Gianluca da Roma, mi hai rotto i coglioni. Dai, Gianluca, dimmi. Questo non chiude la radio, st'altro cretino, dai. Pronto. Dimmi, dimmi Gianluca, dimmi. Ciao, bello. Dimmi. Dimmi. Tu della Lazio... Vabbè, Luigi da Pisa, un altro. Luigi da Pisa, vai, via. Forza. Luigi da Pisa, vai. Buonasera, volevo dire una cosa a te, una cosa a prendere, se me lo consenti. Ma a te, quando succede qualcosa in Lombardia, tipo la funivia che è caduta con 14 persone per la manomissione, una musichina lombarda non ce l'hai? O ma ce che l'hai c'entra? Solo ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Io, no, io evidenzio delle cose. Evidenzio. Io evidenzio delle cose che accadono a Napoli, perché accadono, a mio parere, alcune cose di criminalità o di delinquenza che accadono solamente a Napoli. Sì, dopodiché, no, no, soprattutto a Napoli, magari possono accadere anche in altri posti, non c'è dubbio. Non è che i furti ci sono solo a Napoli, o i furti o cose di questo tipo. Per cui, certo che metto la musichina perché c'è una rubrica. Ti dà fastidio questa rubrica? Ti dà fastidio questa rubrica ogni tanto che facciamo su Napoli? Ti dà fastidio? Qual è il punto? Non mi dà fastidio, non mi dà fastidio. E allora non rompere i coglioni, punto. Ma nemmeno te non rompere i coglioni. Fammi dire una cosa a Parenzo, se è possibile. Ma guarda, dimmi, che cosa devi dire a Parenzo? Avanti, Parenzo, ascolta un attimino. Sul tuo Stato Democratico di Israele, però tu devi anche ammettere che a volte è vergognoso. Tante sezioni dell'ONU hanno dato torto a Israele e non ne fate di nulla. Questo passa da Napoli a Israele. Massimo, è certo. Flavio da Roma, forza. Flavio da Roma. Dimmi, Fred, dimmi. Allora, qua questa è una trasmissione dove si combatte, giusto? Sì, dimmi. Qua bisogna cominciare a combattere l'avvento dell'anticristo, perché è prossimo. Quindi io comincio a sentire. Comincia, ecco, adesso bisogna cominciare innanzitutto con una dura reprimenda a David, perché io l'altra sera ho sentito che lui diceva che hanno cominciato a piangere, a dire ma chi è Ezechiele, chi cazzo è Ezechiele? Eh sì, certo. Caro David, Ezechiele è uno dei profeti più importanti della tua religione. Ma lo so perfettamente, ma chi se ne frega di citare così, c'entra? Lo so chi è Ezechiele. Ma cosa c'entra? Ezechiele al capitolo 38 ci spiega al capitolo 38 che, di Ezechiele, nonostante, che cita Ezechiele, nonostante tutti dicano deve fare la vocetta sotto, nonostante tutti dicano che l'anticristo è Biden, che l'anticristo è il Papa e tutte queste cose, l'anticristo viene dalla Russia. E chi sarebbe? L'anticristo viene dalla Russia. L'anticristo viene dalla Russia. Allora, se David ha un po' di familiarità con questo testo, saprà anche chi è quel personaggio chiamato Gog del paese di Magog. Chi? Gog e Magog, certo, un episodio, una cosa biblica. Certo. Ma cosa c'entra Gog e Magog, però, Gog, adesso? Gog è un episodio biblico famosissimo, ma... Magog è il nome pseudonimo di un personaggio che viene dal paese di Magog. Il paese di Magog è la Russia. E dunque? Se tu hai mai letto questo... Vabbè, amico mio, andiamo al sodo, dai. Che cosa, dove vuoi arrivare? Al sodo. Voglio arrivare al fatto che tutti quelli che dicono che la Russia porta avanti i valori della tradizione, della cristianità, se veramente credono che ci si trovi in un periodo molto particolare, devono stare molto attenti a dire che la Russia porta i veri valori tradizionali del cristianesimo. Ma sì, ma io non, amico mio, ma che cosa vuol dire? Non ho capito un cazzo. Che cosa vuoi dire con questa roba? Ma cosa vuoi? Allora. Sì, non ho mai letto Gog contro Gog, Gog e Magog, Gog e Magog, non me ne frega nulla. Che cosa vuoi dire? Che cosa vuoi dire? Ma fammi combattere in pace con David, che penso che Ezechiele non serve a un cazzo. Allora, ma se... ho detto che Ezechiele citato qui non serve a nulla. Citato in un contesto della comunità di Sant'Egidio serve, ma in bocca a un coglione come te o come un altro, Ezechiele citato alla Zanzara non serve a nulla. Ezechiele, Gog, ma Magog. Tu dici, siamo all'ora di dottrina, perché? Non siamo alla lezione di dottrina. Siamo all'ora di dottrina.
Però io voglio sottoporti questa cosa che è scritta in quei passi. Chi se ne frega? Perché questi dobbiamo citare questi dicono, passi? Per dire cosa? Dicono, questi passi dicono che c'è un'alleanza militare che coinvolge una serie di paesi. E c'è la lista di questa serie di paesi. Poi lascerò a te dire... Vabbè. Valentina, mai rotto il cazzo, Fla. Valentina da Vicenza, forza. Valentina, sì. Dimmi. Ciao, ciao, io volevo parlare in merito al femminismo sì, del pelo. Sì. Ah, l'intervento di ieri sera della ragazza che diceva che c'è il patriarcato dietro il fatto che gli uomini vogliono la donna depilata. Tu sei depilata? Sì, non c'è. Sì, ma non... questo prescinde dalle mie idee. No, ma sì, assolutamente, questo prescinde, però è una, così, una notazione. Cioè, di solito tu hai la vulva depilata, sì o no? Tendenzialmente sì. Tendenzialmente sì, no, tendenzialmente. Ma, cioè... nessun uomo si è mai permesso di dirmi che lo preferiva in una maniera o nell'altra. Non mi sono mai sentita vittima del patriarcato per giusto, questa mia decisione. Giusto, questo ecco, il concetto. Beh, è questo. Sì. Tu sei depilata, ma in maniera completa, diciamo, fai una depilazione totale. Totale. E se questo serve per dimostrare che non sono vittima del patriarcato, continuerò a farlo. Cioè, io voglio continuare a depilarmi sì, per portare avanti un'altra forma di femminismo che non è femminismo, è semplicemente il fatto di dire io faccio quello che voglio, sì, a dispetto di quelle che sostengono il contrario, sì, e continuerò a depilarmi ancora di più. Scusami un attimo, ma il tuo compagno, il tuo fidanzato o il tuo, diciamo, le persone che hai frequentato o che sì, frequenti in generale, sono persone che amano il tuo, diciamo, la persona che frequenti di più? Adesso io non so quale sia il tuo status. Allora, io sono sposata, ma a me interessa esattamente questa cosa, te la giro. Sì. Mio compagno, mio marito, sì, si depila. Mm, sì. Io non gli ho mai chiesto che lui lo facesse. Perché vorrei capire cosa ne pensano, non lo so, perché a lui piace così. Vorrei capire se queste persone la vedono anche nel modo contrario, cioè mio marito che si depila è vittima del patriarcato, del matriarcato, di cosa è vittima? No, lui? No, della follia sua, un uomo che si depila è vittima della follia sua. Vita? Perché è folle uno che si depila? Perché io non mi devo. Perché sì, è una roba da matti, un attimo, è una roba da matti. Perché un uomo non si può depilare? Adesso siamo arrivati alla follia uno che... sportivo, ma no, uno sportivo che magari lo fa perché, non, perché suda, perché appunto hai uno sportivo avrebbe una ragione. Ma comunque uno anche per ragioni estetiche, se si vuole depilare, vabbè, che si depila, perché mi sembra una follia. Ma perché follia, una follia? Non ho capito. Non ma perché è una stupidaggine il signore di... Ma perché la donna? Ma c'è nessuno, non me ne frega nulla, non c'è ne... Non no, c'è nessun patriarcato. Beh, intanto Davide è anche incoerente con, dal momento che lui sostiene tutte queste battaglie LGBT, dovrebbe sapere che anche quella del pelo fa parte di tutta quella, sì, di purtroppo, tutta quella marasma sì, lì. Purtroppo sì, purtroppo fa parte di questo femminismo, diciamo, sì, di ritorno. Scusa Valentina, però voglio chiederti una cosa, ma sì, tuo marito non ha mai detto nulla sul fatto che sei depilata? Cioè, se tu ti facessi all'improvviso crescere i peli, che cosa direbbe secondo te, essendo lui depilato? Lui mi ha detto a me non piace, però se vuoi farlo, fallo. Ma se lui mi dicesse l'esatto opposto, cioè se lui mi dicesse guarda, non lasciarti il pelo perché a me dà fastidio, ma è che cazzo me ne frega, io non sono vittima, certo, di nessun patriarcato, io mi tengo il pelo, non mi tengo il pelo, ma non uso un argomento così basso per portare avanti una parità di diritti. No, ma certo, ma questo certo, infatti hai perfettamente ragione. Cioè tu ti depili, cioè le parti intime, la figa eccetera eccetera, e immagino anche le ascelle, ti depili semplicemente perché no, ti piace così, perché ti piaci così, perché ti senti più pulita, esatto, magari che più, è una cazzata, di posso più, dirti che tu... a me poi piace, sì, piace quello che vedo, io voglio vederlo meglio. Mm. Cioè tu secondo te, quindi, secondo te la, dunque anche tu sei bisex, cioè ami anche le donne, cioè vai a letto anche con le donne, ti è successo? È successo, ma non voglio no, vabbè, entrare però, dentro queste categorie. No, d'accordo, ma la donna, sì, la donna, cioè, hai detto che ho sostenuto un'idiozia, comunque vabbè, ma no, bisex, no, la categoria bisex è idiota, dici, tu hai avuto esperienze con donne, però non voglio essere catalogata come bisex, d'accordo, ma ami la donna col pelo o senza pelo? Anche a vederla, a toccarla, eccetera. Per me dipende dalla vagina. Cioè ce ne sono alcune che stanno bene col pelo, altre che stanno meglio senza. E comunque tu ti vedi senza ti vedi meglio senza peli. Io mi vedo meglio senza, ma a me non esattamente, però dico non si può. Non c'entra niente l'uomo con questo. Non c'entra assolutamente nulla, anzi.
Però loro sostengono un'altra cosa, loro sostengono che la società, il porno, la società, diciamo, della pubblicità, ci porta verso, cioè la donna si vede meglio senza pelo, cioè ci porta verso questa direzione qui. Dunque è la società che ci inculca un modello di donna che si deve depilare, questo dicono loro. Ma le statue greche, le statue antiche che abbiamo, non hanno i peli. No, sì. Perché si deve sempre fare questo riferimento anche alla pedofilia che è stato fatto ieri? Ma questa è una stronzata, infatti. Che fa riferimento alla pedofilia? Ma che fa riferimento alla pedofilia? È una follia, quella non c'entra niente. Benissimo, però questo è uno degli argomenti a favore di queste stronzate qui. Ma di chi? Sì, qualcuno che dice gli uomini che vogliono la donna depilata la vogliono perché ricorda una specie di assoluta, ricorda ovvio, la donna bambina, diciamo, la donna bambina. Comunque il problema è che la pulizia tu ti depilerai anche perché pensi di essere più pulita in questo modo, non ha nulla a che fare. No, no, nella maniera più assoluta no, non c'entra assolutamente niente. Perché te la vedi meglio? Niente. Perché ti piace? Perché mi piace quello che vedo e mi piace vederlo bene. Benissimo. Questa è la ragione. Ciao Valentina, grazie. Ciao. Ciao. In collegamento con noi, beh, amico mio, è arrivato pure alle Iene uno dei nostri cavalli di battaglia, l'urinoterapia, no vaccino. Adesso si aggiunge anche alla chemioterapia. Jean-Paul Vanoli, buonasera, applausi. Buonasera, cari amici. Mio Dio. Eccoci mio Dio, qui, mio Dio, grande nemico di Parenzo, con cui spesso incrocia le spade. Mi raccomando, non deludeteci da questo punto di vista. Vanoli, tu hai detto una cosa molto grave però, ho letto che se... Beh, molto molto grave, Parenzo si è già molto incazzato. Ha detto che a causa della chemioterapia muoiono non so quante persone all'anno. Beh, questa, 175.000 persone all'anno colossale. In Italia. Questa è una vergogna, è un crimine diffondere notizie allora false. Allora vai a falsità. Vederti le statistiche che vengono fatte dal Ministero della Non Salute e vedrai che questa cifra è scritta nelle loro statistiche. Vabbè, anche qua, scusami, non è che muoiono di cancro. Ignorante di un pseudo giornalista. Ma guarda che è scemo. Ma perché uno deve fidarsi di queste statistiche di sto stupido? Cioè, ma scusa, perché uno arriva... deve fidarsi di uno ma che fa i gargarismi con la... A me non interessa questo fatto. Ma neanche a me interessa. Scusami, Jean-Paul, scusami un attimo. Se tu, per carità, tu hai già la tua età, eccetera, se ti dovesse arrivare un tumore, eccetera, tu come te curi? Scusa, per essere chiari. Ma intanto, visto che io prevengo le malattie gravi, non mi arriverà. Lui le previene. Vabbè, lui le previene. E come ma che cazzo vuole prevenire secondo, questo qua? Sto così la malattia mentale non l'hai prevenuta. 37 km in bicicletta, per esempio. Beh, falli benissimo. Però, scusami, Jean-Paul, c'è un altro elemento, però. Io ti dico, non arriverà a te, d'accordo, ma se ti dovesse succedere, fai le corna, tocca il cazzo lo che ti pare. No, io non vado in ospedale, mi curo da solo. Ti curi da solo, c'è gli faremo le flebo di piscio. Gli faremo le flebo di piscio. No, non c'è bisogno. Ognuno fa quello che vuole. Gli faremo le flebo di urina. Gli faremo la flebo di urina. Non c'è problema. Facciamo quello che vuoi, basta che non, che non diffondi notizie false. Ti vuoi curare con l'urina? Ti faremo flebo. Verrò io a urinare, te le faccio io. Te le faccio io le flebo di urina. Non c'è problema, ti faccio io le flebo di urina. Coloro che hanno il pensiero unico, che vendono i farmaci chimici. Allora, io scusami, faccio la io la flebo alla di medicina naturale. Però scusami, ma non è medicina. Jean-Paul, scusami un attimo. Allora, io sono molto razionale in questo e ti voglio anche seguire. Tu dici ti arriva un tumore. Tu dici non ti arriva perché riesci a prevenirlo, eccetera. Mettiamo che ti arriva un tumore. Ma il signor Jean-Paul Vanoli, che è un divulgatore medico. Non è un divulgatore medico. Non è un medico. No. E non è neanche un divulgatore, è un imbecille che chiami tu e basta. No, non no, ha nessuna trasmissione. No, questo... Non è un divulgatore, non è un divulgatore. Il dottor Onder è un divulgatore. Il professor Onder è un divulgatore. Quello che fa Onder con l'ottimo Mimmun al TG5. Onder allora, è un divulgatore. Onder, Luciano Onder è un divulgatore. Onder è un divulgatore, non tu. Onder è un divulgatore scientifico. La tua Torah, dato che sei ebreo e non la conosci neppure.
Beh, questo è, grazie, sarà da approfondire, l'hai detto già più volte, però scusami un attimo, io ritorno al mio ragionamento prima che cominciate a litigare. Non che c'è questo ragionamento, l'unico divulgatore arriva... scientifico è Luciano Onder. L'hai già detto. Ma no, non Vanoli, Onder del TG5, voluto. Ma quello non lo sopporta, Onder, pensa che sia al servizio delle multinazionali, ma penso. Quale? E ti querela, io lo querela e si fa lattico, deve farsi lattico adesso. Scusami, come ti chiami? Vanoli, scusami, Gianpolla. Allora, tu hai un piccolo tumore, no? Diciamo un tumore. Cosa fai tu? Cioè, non vai all'ospedale? Ma non niente, io ho 81 anni. A una qualsiasi persona. Ho paura della morte, anzi, grande orgasmo della mia vita. Ma capito, che lascio questo corpo per andare altrove. Allo diritto. Ma questo ti capisco anche. e sarà, come dire, se tu sei felice, è viva per tutti noi. Le persone però non ragionano tutte così, non si vogliono morire. Curare giustamente. Esatto. Io non vado certamente a fare la chemioterapia né la radioterapia. E come ti curi? Bene. Come ti curi? Scusa, naturale, basicizzo il mio corpo, che fai? Cerco di togliere l'acidosi metabolica. Ma come? Del cancro e cerco di risolvere i problemi. Ma come? I cancerosi hanno sempre all'interno li risolvono e non li digeriscono. D'accordo, ma come fai tecnicamente? Cioè, ci sono delle alghe, delle cose, come fai? È scritto tutto nel sito mednat.news. È inutile questo qui elencarti 50-60 cose che bisogna fare. Le cose principali: bisogna basicizzare il metabolismo corporeo, i liquidi del corpo che sono acidi nei cancerosi. Bisogna togliere una diagnosi, diciamo, di un certo tipo, non è che tu poi dici non faccio, e i medici ti dicono bisogna fare la Cosa mi frega me di quello che dicono i medici? Io mi sono curato fino adesso da solo, senza bisogno di medici. È un messaggio hai ripreso l'urinoterapia? Sì, perché erano 2 o 3 mesi che non la facevo più. Sì, adesso per esempio oggi non l'ho presa perché sono andato a spasso, non mi sono dimenticato. Sì. Dunque tu stai dicendo che l'urina bevuta nel modo in cui bisogna berla è un ottimo punto di partenza per migliorare, diciamo, la salute del corpo, no? Cioè, sì, per rigenerare. Non è risolutivo per le malattie. No, però ciò che genera la malattia sono i comportamenti di ordine etico-spirituale che vanno a finire su un'acidosi che sta instaurandosi nel corpo. La malattia è una sola, quella che ti porta alla morte. Non ho capito, la urinoterapia come può servire? Tu prendi aiuta perché ti fa sentire meglio, sei più energetico. Cioè, bene, il proprio piscio crea energia, dà energia. Va bene, ma certo, nessuno rimineralizzi e rivitamizzi. Ti fa talmente schifo che inizi a correre dappertutto. Una volta che l'hai bevuto, ti fa talmente schifo che inizi a correre, perché così ti viene sete, bevi e sputi fuori quello schifo che hai bevuto. Per questo corri. Tu per imparare dovresti fare, perciò stai zitto, stai con i tuoi medici, vaccina i tuoi bambini, vaccina tu stesso più che puoi. Adesso hai anche il vaccino per il vaiolo delle scimmie. Cerca di farlo, mi raccomando. Scusami, Gianpolla, dato che scimmia sei già, diventi ancora di più. Scusami un attimo, tu devi prendere la seconda urina quotidiana della mattinata. La seconda, una al giorno basta? Ma sì. Una al giorno, mezzo bicchiere. Beve anche tutta la sua urina. Io non consiglio questo, consiglio di bere un bicchiere al massimo al giorno. Per quanto tempo? Ma vedi gli effetti dopo 4-5 giorni. E che effetti hai subito dopo 4-5 giorni? Energia. Hai una strozzata. Hai più, come fa già lui questo a prescindere, come dire, intelletto scevro da nebbie, da incoerenza, più logico nel ragionamento. A che ora la devi bere? Subito, appena fai la seconda? No, la fai e la bevi, basta. Allora, la seconda devi mangiare qualche cosa, cioè nel senso devi bere acqua per fare la seconda, cioè cosa devi fare? Oppure puoi bere anche quella piena anche di sostanze che magari hai ingerito? Quella che ti viene. Io in genere tutte le mattine diciamo mi alzo, io bevo anche di notte quando mi sveglio. La piscia, però, sì. Non bevo l'urina, bevo l'acqua. Per poter creare l'urina giusta. Ecco, ma bisogna miscelarla a qualcosa? Al mattino mi bevo un bel bicchierone. Sì.
per cui di acqua, ovviamente. Sì, certo, sì. E a metà mattina faccio l'urina che me la bevo nel bicchiere mentre sono in casa col bicchiere. Ecco, ma che odore ha la tua urina a quell'ora? Cioè, che odore ha quest'urina? Sembra un consomè. Un consomè. Beh, pure questa è buona. Anche un perché consomè. Io non mangio porcate. Io stasera, sai cosa ho mangiato? Cosa hai mangiato? Già hai mangiato? Allora, come appena sono tornato dalla bicicletta, ho mangiato quattro datteri e una banana, perché avevo fame. Sì. E mi sono bevuto un bel bicchierone d'acqua. Sì. Poi ho finito di mangiare un quarto d'ora fa, mi sono fatto delle cipolline, cipolline in umido, agrodolce. Agrodolce. Buonissime. Buonissimo. Io ho mangiato questi 300 grammi di io ci avrei una fame pazzesca se mangiassi queste cose, ma comunque andiamo avanti. Dunque tu la mattina questo bicchiere di urina che tu mangi, no? Questo mezzo bicchiere di urina o un bicchiere che bevi, scusa, che bevi questo bicchiere di urina, che ti dà? Cioè, ti dà una forza incredibile, cioè, nel senso, per esempio, si può trombare meglio con l'urina, con l'urinoterapia, una cosa che puoi consigliare? Cioè, no, ma da certo che sì, si ha più testosterone, ragazzo. Ma questo è buono, questo è buono, questo qua è buono, Davide, cioè si può. Pare prova, che sia... però io vi dico, cioè, tu per esempio il Viagra non consiglia, il problema è che manca la materia prima, che sia politica, sa come mai rasata, e te credo, uno che beve piscio non è il miglior biglietto da visita, chissà come mai si chiede si chiede come mai, dice, come mai? Ma come mai beve, dice, amore, cosa fai al primo appuntamento, dice, qual è il tuo hobby? Io bevo piscio, si alza e se ne va, è ovvio, e manca la materia prima per forza. Le donne che mi conoscono sanno chi sono e cosa faccio, non ho problemi. Sono stati all'ospedale psichiatrico. Scusami, tu pensi veramente ancora che il vaccino stia uccidendo in giro? Che il vaccino certamente, basta informarsi. Sta uccidendo. Adesso addirittura c'è una denuncia contro l'EMA e contro AIFA per falso in atto pubblico. Cioè, sta uccidendo persone. Il vaccino sta creando danni e uccidendo persone. Quante persone moriranno alla fine, secondo te, a causa del vaccino? Questo non te lo posso dire, perché si sono inventati tre tipologie di vaccini: uno col 30% delle sostanze, l'altro col 50% e l'altro col 100%. Ma il piano qual è? Il piano qual è? Scusami, Giampone. Depopolare. Depopolare. Ma chi lo fa? Entro il 2050 ci devono essere 1,5 miliardi. E chi lo fa questo piano? Cioè, chi è che sta guidando questo piano? I soliti che hanno il controllo della finanza in tutto il mondo. E perché vogliono togliere la popolazione mondiale? Perché la vogliono? Perché dicono che perché vogliono bersi loro l'urina da soli, tutti quanti. Ma voi non guardate. Ma non lo dico, ma nessuno lo dice esplicitamente questa cosa qua. Il membro del convegno che hanno fatto in Svizzera poco tempo fa. No, adesso, in questi giorni, a Davos. Ma sono criminali questi qua a Davos, secondo te? Sono criminali. Esattamente. Vanno arrestati tutti. In attuazione il piano di depopolamento Andrebbero arrestati tutti, Jean-Paul, questi qua, tutti arrestati andrebbero. Ma ci penserà la popolazione se si rivolterà. A me non interessa. Vabbè, tanto tu fra poco crepi. Io sono per la pace e per la verità. Lui è per la pace, per la verità e per Berlina. Non uccidere un altro, anche se si comporta male. Ucciderei solo per una persona che vedo che stanno ammazzando. Comunque a Davos, in questi posti qui, sono criminali. Biden, per esempio, è un criminale, è uno che ha provocato la guerra. Immagino che tu sei tra quelli che pensano che il nuovo ordine mondiale ha creato la guerra in Ucraina, o sbaglio? Beh, hanno fatto di tutto per poterla scatenare. Nuovo ordine mondiale sempre. Questo Jean-Paul Vanoli. Grazie Jean-Paul. Grazie. Bevi la tua urina a metà mattina. Sì, ecco, grazie del consiglio. E poi mi racconti in diretta. Assolutamente. Italiano. Questo che c'entra? Sono le 8 di sera. Perché ho detto italiano? Ottimo. È già finito. Benissimo. Arrivederci. Mi ero caricato con Jean-Paul. Fermi tutti. Fermi. Ottimo. È finita. Per Industria 4.0, gestione produzione, hardware IoT, scegli il MES Sfera di Novotec. La soluzione per la tua azienda con 30 anni di esperienza. Siamo al MEXPE Padiglione 21, innovotech.it. E ora aggiungiamo un po' di grana padano. Un altro po'. Ancora una grattugiata. Grana Padano grattugiato a pezzetti è il formaggio che dà un tocco in più a tutti i vostri piatti e regala ai vostri momenti un sapore meraviglioso. Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Oggi siamo da Federico. E da Giulia, i miei 2 anni di insonnia. Fede, e se ti promettessi 2 anni di tranquillità? E come? Con Scegli Oggi di Enel Energia.
L'offerta 100% green che ti dà il 30% di sconto sul prezzo di listino della componente energia, bloccato per 2 anni. Scegli un domani migliore. Vai su Enel.it o vieni in uno dei nostri 1300 negozi. Enel Energia per il mercato libero. Corrispettivo di commercializzazione, 12 euro al mese. Prezzo componente energia, 34 centesimi euro kilowattora. Colesterolo? Prova Colesterol Act. Colesterol Act contribuisce a mantenere i livelli normali di colesterolo nel sangue. Colesterol Act, 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Acquistalo in farmacia e parafarmacia. Una pecorella, 2 pecorelle, 3 pecorelle. Difficoltà nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su Melatonina e Valeriana Act. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Ho scritto questo libro per fare nomi e cognomi di chi ci prende in giro, perché sono fatto così. In un periodo in cui tutti suonano le trombe, a me piace suonare i tromboni. Rizzoli presenta Tromboni, il nuovo libro di Mario Giordano. Cura, accoglienza, competenza, fiducia. Questo offriamo ai nostri ospiti da 20 anni nelle residenze per anziani del gruppo COSSE. Anni azzurri, l'età dell'esperienza. Informazioni su agniazzurri.it. Non rinunciare alle tentazioni. Scegli un'auto che piace al tuo ego. Un'auto. Ma dai, ascolta la tua coscienza. La tua auto deve essere economica ed ecologica. Direct a me, Nissan Micra. Perché scegliere tra ego ed eco? Con Nissan Micra hai lo stile audace che hai sempre desiderato e tutta l'efficienza nei consumi, anche GPL. E con i Nissan Eco Days è tua con incentivi fino a 6.000 euro con Eco Bonus Rottamazione. Info su Nissan.it. Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara. Ci sai che delusione, cazzo. Te che sei per i trisom, le gangbang, le orge, gli scambismi peggiori di tutti i tipi? Mo fai la morale all'Ucraina? Mo fai la morale all'Ucraina? Perché se la... dovresti invitarla in trasmissione come editorialista di punta della Zanzara. Vero. Vergogna. Cruciani, come aizzi tu l'odio della gente inutilmente, non lo fa nessuno. Guarda, tu sei un populista peggio di Salvini. Dimmi adesso cosa c'entra sottolineare il fatto, nel caso di quell'uomo che ha tradito la moglie, che lei arrivava dall'Ucraina e noi l'abbiamo accolta, noi europei l'abbiamo accolta e lei si è fatta il marito di un altro. Ma che cazzo c'entra sottolinearlo? Cos'è che c'entra? Cosa c'entra? Poteva anche essere una russa, poteva essere una milanese, una bergamasca. Che cosa cazzo c'entra il fatto che l'abbiamo accolta qui? Allora, questo parenziano sostiene che, lo ha detto Parenzo anche l'altro giorno, che sottolineare il fatto che la rifugiata ucraina si sia messa con l'inglese all'interno di una famiglia, rompendo il matrimonio e scappando, eccetera, eccetera, non c'entra assolutamente nulla col fatto che venga dall'Ucraina. In realtà non è vero, perché altrimenti non ne parleremmo. Se fosse una separazione con una che scappa con un altro. Ma è la classica storia che merita 4 righe in cronaca, arriva la babysitter, scappa col marito. Cioè, vabbè, è uguale. Nessuno ne avrebbe scritto se non ci fosse la rifugiata. No, ne avresti scritto. Buona Ucraina. Ma sì, si scrive sempre Ucraina. Di queste storie. Molla la moglie per la golf. Ma chi lo scrive? Succedono 100.000 dappertutto. Se non ci fosse la rifugiata ucraina accolta in quella casa. Io non voglio fare moralista perché non me ne fotte nulla. Ovviamente accolta in quella casa. E dunque avrebbe dovuto avere. Accolta integratissima. Esatto. Avrebbe dovuto avere un rispetto della famiglia che l'ha accolta, della donna. Della donna in particolare, della signora che l'ha accolta insieme al marito. Invece si è chiavata il marito. Si è chiavata il marito e se n'è andata. Ma sei Adinolfi è diventato. Ma non sono Adinolfi, per carità. Magari anche il marito aveva il pisellino un po' così con gli ormoni. Magari erano mesi che erano in crisi con la moglie. Che ne sai tu? Quello possibile, naturalmente. Quello è possibile. Oppure si è innamorato dell'Ucraina o della donna. Si è innamorato della persona, non dell'Ucraina. Guarda, ti posso dire una cosa. È una vergogna. È una vergogna. Cos'è una vergogna? Il partito della famiglia sei diventato. No, è una vergogna. No, ma una vergogna quello che è successo. Uno deve avere un minimo di ti accolgono, eccetera. Ma vatti a trombare un altro, devi trombare questo, spaccato una famiglia. Si sono innamorati. Dai, su. Magari è stato lui a provarci con lei, peraltro. Molto probabile. Probabile, sì, probabile, assolutamente, probabile.
Va bene, andiamo a Michele da Bari. Vai, Michele, dimmi. Comunque in Inghilterra succedono delle cose incredibili. Da qualche giorno sulla BBC, anzi no sulla BBC, scusami, sulla metropolitana di Londra sta girando, c'è un cartello, mi hanno segnalato oggi, penso sia vero, anzi sicuramente è vero, una specie di poster da parte del British Transport Police and Transport for London, che è una campagna contro lo sguardo sessuale, ti giuro. Ah, carina, bella idea. Intrusive staring, adesso non so bene la pronuncia. Cioè, quello sguardo troppo intrusivo, esatto. Si chiama sguardo intrusivo. Lo sguardo, cioè, intrusivo, che è considerato, che è considerato sexual harassment. Bella idea, e bella non idea, è and is not tolerated. Allora, io dico bella solo idea. Una cosa. No, giusto, è una puttanata. Inglesi, grande patria della libertà, ma vogliamo inglesi, condannare lo sguardo? Lo sguardo. Sì, ci sono degli sguardi che possono essere fastidiosi per delle donne. Gli sguardi. Essere guardato da dei maiali con quella insistenza metropolitana. E che cosa di notte, vuoi fare? E che cosa guardati lascia con quello sguardo da ragazzi, insomma, cerchiamo di essere di essere persone razionali, di essere ragazzi, persone che diciamo sanno cazzate. Usare il registro giusto del non contesto diciamo cazzate, giusto. È una quando sei con la tua amata dentro uno e sai che c'è corrispondenza, allora uno ma sguardo non posso anche guardare. uno sguardo arrapato, adesso io non so a cosa si riferisce. Può spaventare qualcuno, può spaventare intrusive donne, staring of a sexual nature, sì, è una bella harassment, è una molestia sessuale, considerato come una molestia sessuale, c'è cioè lo sguardo inglesi, troppo intrusivo inglesi, ma fatti una bravi. Cazzata, infatti c'è un dibattito inglesi. Lì c'è un dibattito su quella che è una puttanata inaudita, questo per inglesi. Fermare le molestie sessuali nei cosi, è una specie può di avvertimento. Essere anche questo è importante. Allora, ragazzi, non diciamo cazzate, è un mondo ormai tutto ciò che ferma le molestie mondo, allora fermo prima di Michele tutto da Bari, ciò prima che di Michele da Bari, o ferma le molestie prima di Michele da Bari, collegamento molto importante con Piera da Vicenza. Buonasera signora Piera, fermo David, fermo. Buonasera Piera. Come sta signora Piera? Chi è Piera? Benissimo adesso, grazie. Molto bene. Allora, signora c'è. Piera, lei una volta mi ha detto anche il suo cognome, sbaglio, o non lo vuole dire? No, Maran. Come, scusi? Maran. Piera Maran. Piera Maran? Ma chi è? Sì. Piera Maran, lei come sta giudicando la... Intanto, un attimo. Mi dica. Ci sono scuse da fare. Come, scusi? Ci sono le scuse da fare. Ah, da parte di chi? Scusi. Ah, per l'altra volta, sì, scusi. Lei ha fatto un intervento, sì. Ed è stata presa a male parole da Parenzo, se non sbaglio, cara Piera, giusto? Giusto. E noi non so neanche chi come, sia. Non te lo ricordi. Comunque, come trasmissione le chiediamo scusa per se ma qualcuno l'ha aggredita. Ma chi è questa? Aspetta, se qualcuno l'ha aggredita verbalmente. Signora Piera, lei è una indipendentista veneta, giusto Piera? Certo, assolutamente. Lei vabbè. Pensa che il Veneto debba essere indipendente? Ci spieghi un po' meglio questa sua posizione. Allora, noi i veneti vogliamo l'indipendenza da Roma. Sì, ma perché? No, aspetta, perché io anche sono veneto, ma non voglio nessuna indipendenza. I soldi nostri rimangano in Veneto e non pagare vecchia i politici. Storia. Non pagare i politici, non molto bene. Lei, e questo in generale fa parte... Vecchia storia, no? Vecchia storia, sì, questa è una vecchia storia, eccetera. Ma secondo lei ci vogliono proprio i confini del Veneto? Cioè il Veneto deve essere proprio con la propria bandiera, la propria moneta? Come San Marino. Come abbiamo San Marino. Già la nostra moneta. E che moneta è? Come no, si chiama? Non c'è come nessuna moneta. Come il Mona si chiama moneta la moneta veneta. Il Mona la moneta veneta lei farebbe moneta la veneta, lei farebbe no. La e dove sei, dove cazzo è questa calma, moneta calma che chiude la signora Piera calma ma dov'è questa calma, moneta giù un attimo allora signora Piera parli con me in alto perché l'altro è molto irascibile anche lei comunque può rispondere in maniera vigorosa lei mica si fa mettere i piedi in testa no assolutamente no oh benissimo allora signora Piera ragioniamo un attimo per gradi lei dice di essere indipendentista veneta vuole la moneta veneta immagino che credo però glielo chiedo che sia dalla parte del signor Putin non sbaglio certo perché no ma come certo. Perché no me lo spieghi meglio no, se mi risponde per monosillabi me lo spieghi allora è una guerra che la Russia aveva già in atto da tempo sì. Giusto? Vabbè, questo è probabile, sì. Questo non è che giustifica, in Ucraina, non è che giustifica però la cosa. Però che cosa c'è in Ucraina? Perché lei è dalla parte di Putin? Benissimo. Perché se i russi andassero a mettere le basi nucleari intorno all'America, cosa farebbe il Mr. Biden?
Giustamente reagirebbe. Lei considera Biden un guerrafondaio? La guerra l'ha fatta Putin. Sì. Spiega a questa demente che la guerra l'ha fatta Putin invadendo uno stato sovrano. Spiegaglielo tu a sta deficiente qua, visto che lei vorrebbe l'indipendenza del Veneto. Ecco, appunto, l'Ucraina, che è uno stato indipendente, lei che è una cazzo di indipendentista idiota, perché l'Ucraina non ha diritto a essere indipendente? Deficiente di merda. Allora Piera, un attimo solo, ma secondo lei cosa serve? Puoi spiegare a questa somara perché l'Ucraina non può essere indipendente? Piera, scusami un attimo, tu sei per la rivoluzione armata in Italia? L'altra volta ci avevi accennato una cosa di questo tipo, o sbaglio? Certo, perché no? Perché sono per la Russia, continuo a dirlo, perché dal 2014 che in Donbass gli ucraini vanno a fare la guerra, uccidono. Ma il Donbass è Ucraina, signora. Non sono i russi che vanno a uccidere. Comunque, senta, lei non sa neanche dov'è il Donbass. Si occupi dei cazzacci suoi. Si occupi di chi c'ha là, signora. Chi ha là in Donbass, signora Piera? Non faccio il nome. Non fai il nome. Senta, ma lei possiede delle pistole a casa, delle armi? Sì. Ma legalmente, spero. Beh, qualcuno dovrebbe sequestrargliele a questa. Ah, legalmente. No. Possiede delle armi legalmente? Potrà possedere delle armi legalmente o no? Perché in America vanno a prenderle, no? Ha sentito che è successo, però, Ha sentito che è successo in Texas, no? Vabbè, ho sentito, ma non ho tanto tempo di guardare la TV. Lei si informa dove? Dove si informa? Queste stronzate, da dove le ha prende lei, signora? Come? Queste armi, signora? Mi dica, queste allora, armi, quante armi possiede lei? Io ho un giornalista non pagato dall'Italia e si trova ai confini della Russia e mi manda le notizie vere. Signora non crede nei giornali, nella televisione ufficiale, nei telegiornali ufficiali e si informa da un signore che è al confine con la Russia, magari sarà anche che sarà un combattente, sarà vicino dalla alle parte posizioni no, è un giornalista, ma sarà vicino alle posizioni del signor Putin, immagino, fa, magari no, intanto è una persona leale, non pagata dal mainstream, diciamo. Da chi è pagato sto farabutto che è lì a fare la propaganda per quel maiale, un povero idiota che è andato lì a sostenere i russi, a questa povera squinternata che vorrebbe il Veneto indipendente, che il Veneto non sarà mai, per fortuna, indipendente come immagina lei, perché fa parte della Repubblica italiana. Allora, perché non viene? Non muove le chiappe e viene sabato a Castelfranco. Ma non vengo. Quale marcia? La marcia dei quattro imbecilli? Io non vengo a nessuna marcia. Beh, buona questa qua. Sabato c'è la marcia dell'indipendenza, ridicola. Il carnevale è a febbraio, signora. Il carnevale è a febbraio, ma non è a maggio il carnevale. Festeggiato io il carnevale. Però scusi, Piera, ma lei ha detto di avere delle armi. Che tipo di armi ha? Si può dire oppure bisogna tenere la fionda? La fionda. Però pistole, non lei ha pistole, però dice le ci vuole la rivoluzione armata. Che vuol dire la rivoluzione armata? Che bisogna, mica, le armi mica vanno usate in quel modo, non è che la rivoluzione armata. Le armi della signora sono le sue stronzate che abbiamo sentito adesso. Queste sono le armi più potenti che ha. Piera? Allora io chiudo perché c'è un maleducato. Ma chiuda finalmente, ma lei sa rispondere bene agli attacchi di Parenzo, se dice che chiude finalmente che chiuda, no? Scusi, Piera, lei ha la possibilità di rispondere, lei è forte, mica è una deficiente qualsiasi, o no? No. Allora risponda. Fortunatamente no, so. Risponda a Parenzo allora, risponde in maniera chiara, non è che può rimanere così dicendo io chiudo perché il telefono a chi è intestato? A lei, no? Quindi lei paga il telefono, le bollette, il gas, la luce allo Stato italiano. Pago tutto. Allora? Pago le tasse, pago tutto. Giustamente bisogna pagare, no? Però direi non è giusto neanche pagare i politici. Ma sta rivoluzione armata, perché lei vuole fare sta rivoluzione armata, signor? Perché è giusto che il Veneto ritorni indipendente come una volta, dai. Con le armi. Che nel 1866 è stato dato all'Italia
con la minaccia. Ma chi c'è? Chi è l'altro? Chi è quell'altro spostato là dietro? Che c'è, il marito? Chi è quell'altro? Chi è l'altro spostato ubriacone là dietro? Chi è che parla? Chi è quell'altro? Intanto non è un ubriacone. È il marito, sarà chi il marito, è? Il suo marito, signora? Suo marito. Io sento una voce. È un amico Mendoce. Un amico, ho sentito una aspetta, un ubriacone. Ho detto giusto. Aspetta, aspetta, un amico del Doge. Che vuol dire un amico del Doge, signora Piera? Non c'è il Doge. Ma che vuol dire un amico del Doge? Ma chi è il Doge oggi? Albert Gardin. Ah, il Doge Albert Gardin. Lei riconosce di più Albert Gardin o è il nostro problema? È il nostro? Chi è? È il nostro Doge, è il nostro Doge. È il nostro Doge. Ma il Doge è caduto in una tanica di vino, il Doge. Il Doge si è scolato una tanica di vino. Dopo essersi scolato un ettolitro di vino, dice di essere il Doge. Non è astemio. Scusi, lei riconosce. Chi dice di essere un Doge non è astemio. Se non è astemio è un coglione. Uno che si proclama Doge, signora. Alle 20 io non mi proclamo Doge. Io non mi proclamo Doge. Uno che alle 20 e 15, un coglione che alle 20 e 15 del 26 maggio del 2022 si proclama un Doge, per me è un coglione. Che c'è? Chi c'è là? Chi è che parla? L'amico del Doge? Scusi, a Piera. Allora, dimmi, Piera. Allora, perché non va a baciare un uomo, visto che adesso hanno fatto? Inventato un altro virus. Scusi un attimo, ma lei per esempio gli omosessuali, che pensa degli omosessuali, signora Piera? Per me possono esistere, non ho nessun problema. Non ha problemi, meno male. Possono esistere, almeno esistere, però si possono baciare per strada o no nella Repubblica Veneta? Cioè nella Repubblica Veneta, Veneta, nella sua ideale di Repubblica, si possono inchiappettare sti gay o no? Possono fare quello che vogliono, possono accoppiarsi, ci possono essere i matrimoni gay o no? Beh, con dignità, come sempre. Con dignità. Che vuol dire con dignità? Che uno si può... nel senso che non si può baciare, non si può tenere mano per mano per strada, non si può baciare per strada? Certo, perché no? Almeno, ma almeno questo, almeno sta Repubblica Veneta c'ha qualcosa di positivo, che ne so, almeno questo, almeno questo, amico mio. La gente può stare armata nella Repubblica Veneta? Passami l'amico del Doge lì dietro, Ci passi l'amico del Doge un attimo. Mi sono rotto le palle di queste qui, passaci il disuale. Scusa, signora Piera, è più importante per lei il Doge? Ma io non voglio parlare con i funzionari di secondo livello, voglio parlare col Doge, cazzo, è il mio diritto. No, quello è l'amico del Doge. L'amico del Doge, quello è Gardin. Lei è di Costa Bissara. Il Doge è Gardin, quello è l'amico del Doge. Quello che sta con lei, l'amico del Doge. Il leccapiedi del Doge, cosa fa? Io sono un'amica del Doge. Pure lei è amica del Doge. Lei è semplicemente la leccaculo del Doge, che non esiste peraltro. Perché il Doge non esiste. Non esiste nessun Doge, signora. Questo se lo mette a mezzo clic. Ma c'è il Doge, certo che c'è il Doge. Lei consiglia, voglio lui chiudere con questo. Piera, la ringrazio di questa telefonata che ci ha fatto. Passami l'altro ubriacone che lei. No, ma non vuole parlare. Scusi, signora Piera, la domanda finale è questa. Lei considera, tiene più in considerazione, come dire, lei rispetta di più il Doge o Sergio Mattarella? Questo è fondamentale. Ma come no, si può dire questo? Lei magari pensa. Cosa? Lei ha più rispetto, diciamo, il suo punto di riferimento è Sergio Mattarella oppure il Doge? Allora, mi stai parlando dei rettiliani, e dei rettiliani sappiamo cosa rettiliani sono, vero? Mattarella è rettiliano adesso. Mattarella è rettiliano. Qui si apre un grande capitolo che affronteremo la prossima volta, non su Mattarella naturalmente, ma sui rettiliani. Grazie Piera, spero ritornerà in questa trasmissione, cara Piera, spero presto. No, grazie, spero molto presto. Grazie, buona serata, buona serata. Viva il Veneto, viva il Veneto. Viva il Veneto, sì. Grazie, arrivederci. Sono Sergio Cielo, fondatore e presidente di Miluna. Da 30 anni creiamo gioielli inseguendo il sogno di quando ero bambino: portare felicità alle famiglie italiane. 10 anni fa, per le nostre telecomunicazioni, ci siamo affidati a Vianova, con cui condividiamo la vocazione all'ascolto dei nostri clienti. Per un regalo alle persone amate, scegliete i nostri gioielli. Ma per le telecomunicazioni della vostra impresa vi consigliamo Vianova. Vianova. Chiama il 145, ti rispondiamo in tre squilli.
E ora la domanda decisiva. Qual è la sfida più difficile per chi gestisce una flotta di veicoli aziendali in Italia tra A. abbattere i costi, B. localizzare i propri veicoli, C. ridurre gli sprechi di carburante? La so! Da oggi non serve scegliere. Con Verizon Connect hai tutto questo e molto di più a portata di mano. Con oltre 2 milioni di veicoli tracciati in tutto il mondo, Verizon Connect è la soluzione innovativa con cui puoi vincere tutte le sfide del tuo business. Richiedi una demo gratuita su verizonconnect.com e connect your business. Verizon Connect. Italium trasforma i tuoi rifiuti in risorse sostenibili attraverso mezzi, competenze, processi e tecnologia presenti in 25 impianti. Da oggi Italium Net propone alle aziende che vogliono gestire in modo sostenibile i propri rifiuti soluzioni avanzate in tutta Italia per ogni tipologia di rifiuto industriale ed esigenza ambientale. Italium Net, la rete che sostiene l'economia circolare. Visita italium.com. Pensate anche voi che passare a SAP sia complicato come attraversare i carboni ardenti a piedi nudi, incitati da un santone romagnolo? Oh, vai che è una passeggiata di salute! Ma no, le soluzioni SAP sono più semplici con Rise with SAP e parlano la lingua delle aziende, anche quella di Salvatore Robuschi. Scopri di più con Anda o su sap.com. Vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento dal 2 al 5 giugno per la 17esima edizione. Con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo 24 Ore. Tra ordine e disordine è il tema che animerà i dibattiti e le tante novità, come il Fuori Festival, per oltre 200 eventi in 4 giorni nelle piazze e nei teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento dal 2 al 5 giugno 2022. Info su festivaleconomia.it. Si ringraziano i top partner Intesa San Paolo e Conf Cooperative. La Zanzara. Ma dite a sta svalvolata che non ci capisce un cazzo. Mia ragazza, femminista, francese, io voglio il pelo e lei si depila. Quindi sta qua veramente. Qualche tempo fa abbiamo chiamato un signore che è un po' complottista, che aveva delle idee sull'Ucraina, eccetera, eccetera. Secondo me. Non anche, abbiamo detto niente anche, sulla scomparsa di un grande uomo come De Mita. Ma che dobbiamo dire? Grande ciliegio De Mita. Anche sulla vicenda del Texas. Sai, costui, è stato un grande uomo politico costui alla fine. De Mita ha delle cose da dirci. Chiamiamo, vai. Pronto? Piazzaroli, come stai innanzitutto? Bene, bene, sì, bene. E Parenzo, sai chi è il signor Piazzaroli? No, sì. In alcun modo. E non vuoi nemmeno saperlo? Non vuoi nemmeno saperlo, no. Immagino? No, no, non penso di avere questo interesse al momento. Non so chi sia. Molto bene il suo ruolo, lo porta molto no, bene. No, io non ho idea di chi io sia questo signore. La chiamerai subito, lei è fantastico. Se facesse, ma io non so chi sia un no, film. Ma io, ma non... io posso sapere chi è lei, però visto che è sempre nelle televisioni pubbliche, quindi a differenza di lei che non conosce me, io posso conoscere lei. Ma non avevo idea per quale talento si contraddistingue. Sua... Non ho idea di niente, di cosa sia, cosa faccia, no, perché sono, viene chiamato, non ho idea. Sono un buon autista, discreto direi. Un buon autista, benissimo, bene. Scusi, però fa bene lei il suo anche, lavoro, è suo anche come dire, creatore e, di, cosa? Di un blog che parla di no, un blog. svariati blog, tantissimi, cioè, anche messi bene come seguito, però non ma me ne di cosa più si di occupa tanto. Questo signore? Un blog io che se, dice sono che partito, cosa? Sono partito sulle civiltà antiche. Ma lei che, mestiere storia, fa? Lei che mestiere fa di suo? Faccio l'autista di professione. L'autista di professione e poi animatore di blog che possiamo chiamare complottisti. Che quella,
possiamo chiamare complottisti. Quella è una passione che coltivo fin da piccolo. Senta, dietro la strage del Texas, appunto, perché lei si intende di complotti, di cose così, secondo lei cosa c'è dietro questa strage? Niente, c'è la lobby delle armi, semplicemente, che è il presidente, il governatore della regione, è il governatore del Texas che ha fatto una legge scellerata. Ma facciamolo dire, non c'è nessun complotto, non c'è nessun. Facciamolo dire a Piazzanoli cosa ne pensa invece, dai. A premettere che queste cose sono sempre cose allucinanti e quindi comunque al di là di questo, dica. Certo, chiaramente sempre sono morti i colpevoli, stranamente, non li ha mai presi vivi. Ha ucciso la nonna, vero? Il ragazzo prima di andare là, ha ucciso la nonna, no, non l'ha ucciso, ha ferito la nonna di 66 anni. Beh, non mi ricordo, sì, può essere, sì. Sì, sì, quindi ha perso il controllo già prima di entrare in azione. Io suppongo che... era un pazzo, certo. Cosa vuol dire? Dunque, che vuol dire? Ma perché era un pazzo? Fino a quel momento non era un pazzo. Non era stato considerato pazzo fino a quel momento, aveva... non mi sembra proprio. E dunque cosa c'è dietro? Da un momento all'altro. Cosa c'è dietro, secondo lei? Ma non so neanche dov'è il Texas. Fammi sentire prima la teoria di Piazzanoli, poi la contesti. Lei ha notizie contrarie a questo? Che il ragazzo aveva dei problemi di qualche tipo? No, è stato considerato uno che ha frequentato la scuola, in quell'ambito scolastico, ha avuto una frequenza scolastica normale, con la nonna andava d'accordo, sì. Non aveva problemi fino a quel momento, e da un momento all'altro è sclerato, a 18 anni. Sì. Io suppongo che può essere anche comunque una questione che è legata all'MK Ultra, che è molto conosciuta. Cioè all'MK Ultra, scusi? Manipolazione mentale. Cioè? E chi l'avrebbe? Questo è molto interessante. Lei pensa che in realtà... Ma non è che penso, guardi che è un utilizzo che fanno anche adesso con i satelliti, ci sono, cioè, no, sono cose ci sono che... Vabbè, adesso... No, ma è interessante, Piazzanoli, vada fino in fondo. Tanto queste sono cose che, a parte, sono già conosciute. Io dico che ci sono buone probabilità che ci sia anche una manipolazione mentale, un ragazzo di 18 anni. Cioè? A un ragazzo di 18 anni, perché non è una cosa proprio così che uno si alza la mattina, prende un mitra e un fucile e si mette a sparare. È piena la storia, purtroppo. Ma è normale, secondo lei pare... Normale no, ma è pieno purtroppo di casi di questo tipo, specie negli Stati Uniti. Scusi, chi è che avrebbe manipolato il cervello di questo? Ma ci sono degli interessi per togliere, no, il discorso delle armi in America, che è molto, è conflittuale, c'è un conflitto molto, cioè l'interesse di togliere questa cosa. Quindi, di essere tutti armati. Chi non vuole le armi ha fatto una manipolazione mentale. MK Ultra è un progetto, una tecnica di controllo mentale che però è stata attribuita ancora dai tempi degli hippie, ancora, che è stato con l'SD, è iniziato a quei tempi. C'è un programma della CIA, però. Sì. E perché avrebbero interesse? Una parte un po' oscura della CIA, che è quella che comunque sta agendo anche in Ucraina. Quindi in che senso? Non è che... In che senso sta agendo in Ucraina? Nel senso dei laboratori biologici. Ah, ho capito. Cioè la CIA agisce, è quella parte della CIA, ma diciamo, la CIA ha agito in Belgrado, la CIA ha agito in Iraq, la CIA ha agito in Afghanistan, certo, con l'oppio e con tutte quelle... Cioè, voglio dire, la CIA non è che sono tutti santi. No, ma ho capito, dietro questo signore, questo ragazzo, ci potrebbe essere una manipolazione, ci potrebbe essere una manipolazione mentale da parte della CIA. C'è un interesse a livello, dal mio punto di vista, per quello che può valere, non è che a livello proprio Stati Uniti, c'è l'interesse di che vengano completamente tolte le armi ai civili, perché probabilmente hanno paura di una rivolta interna. E per questo organizzano, diciamo, una strage. Hanno molta paura di una rivolta interna, visto che hanno un presidente che va in giro a stringere le mani agli invisibili, e non sono tanto contenti gli americani. Anch'io ho amici negli Stati Uniti. Beh, molto bene, questa cosa qua, caro Parenzo, è molto interessante questa cosa. Il signor Piazzanoli è una follia, basta. Dice che c'è una parte, diciamo, dell'America, quella più legata, immagino, ai democratici, che avendo paura di una rivolta armata della popolazione... Ma non solo quella legata ai democratici, anche quella che è stata repubblicana fino a tempo fa si è sentita tradita, perché andiamo a vedere i fatti. Stanno parlando di dare 40 miliardi di euro all'Ucraina, quando là sono completamente nella merda. È molto interessante. Un programma... Guardi che è stata rifiutata dagli stessi repubblicani l'offerta di mandare 40 miliardi in Ucraina. Per cui aspetta, quello piange. Dunque, questo ragazzo quello che ha fatto la strage, potrebbe essere stato condizionato da questo programma mentale, di controllo mentale, per fare la strage. È un ragazzo di 18 anni, cazzo. Ma è un delirio mentale di questo qua. Ragazzi di 18 anni che la mattina si alzano pensando di andare a ammazzare la gente. La storia degli Stati Uniti, purtroppo, è piena. Una parte della CIA controlla questo ragazzo per fare una strage e dunque togliere le armi di mezzo e togliere le armi dalla popolazione, diciamo, civile. La CIA, molto interessante, molto preoccupati da questo fatto. Molto interessante, è una follia, basta. Guardi,
Guardi che le armi, ma scusa, ce le hanno in casa tutti. Ma la CIA tutti, perché? È normale. Ma la CIA perché dovrebbe fare un complotto prima contro... Prima ti spara, poi ti chiedi ma come scusi, ti chiami. Ma quanto è scemo lei? Ma mettiamoci d'accordo. Ma la CIA perché dovrebbe fare un complotto? Ma io non sono scemo, sono un dato di fatto. È un completamente di fatto. Idiota lei. Come mai perché la CIA dovrebbe fare un complotto parte, contro allora, la lobby delle armi? Signor Parenzo, ma come mai la CIA? La CIA poi... non vuol fare la guerra del genere. Ma mi fate per la pazienza, è quella. Le dovrebbero togliere i bambini a lei, perché lei è pazzo. Le dovrebbero togliere... Ma un bambino non può stare con uno che delira così, perché cosa arriva a fare un matto che pensa sta roba qua? Cioè uno che ha un retro pensiero simile. Vabbè, è matto. Qual è il problema? Noi esageriamo, sta pensando che c'è un programma di controllo mentale, quello là è stato ma cos'è il programma di controllo? Non esiste un programma di controllo mentale. Intanto a parte stravagare di quel signore lì che è molto bravo nell'offendere le persone, è l'unica cosa che gli riesce bene. Ma cosa vuoi offendere? Purtroppo no, lei guardi, lei è speciale, ho detto solo che è matto lei, io mi sono anche compassione. Lei è il classico tipo che considera il fatto che l'Ucraina sta, lei è uno di quei coglioni, visto che lei offende, di quei coglioni, sì, che sta a valutare, a considerare il fatto che l'Ucraina difende la propria democrazia. Cioè, quindi certo, già qua mi ride un coglione e l'altro mi è caduto per terra, con tutto il rispetto. Per quello prendiamo per il culo chi? Benissimo. Prendiamo per il culo chi? Allora, riguardo cosa sta parlando? Allora, come mai gli Stati Uniti sono dietro all'Ucraina? Che cazzo ci fanno la NATO e gli ucraini gli Stati Uniti? Che ci fanno secondo lei? Cosa ci fanno secondo lei? Che ci fanno secondo lei? Mi pare evidente che il modo migliore per entrare a rompere i coglioni la Russia sia usare l'Ucraina come scudo, no? Cioè, mi pare evidente. Fermi, no? Tutti, grazie, è l'Europa, grazie, che ha dichiarato Piazzaroli, guerra alla grazie Russia. Di questa teoria che ci ha regalato oggi. Grazie, ma quale grazie Piazzaroli. Ma quale grazie, ma grazie al cazzo, ma quale grazie. Vuoi il meglio per il tuo business? Liberati dai pensieri e fai spazio all'ibrido. Con Electrify Your Business hai incluso nel canone di noleggio Lisis una Easy Wallbox e un anno di ricariche pubbliche. Ad esempio, Jeep Compass 4x plug-in hybrid da €429 al mese, compresi copertura furto incendio, copertura danni e manutenzione. Durata 36 mesi, 60.000 km. Anticipo €10.900. Offerta valida fino al 31 maggio e soggetta ad approvazione Lisis. Info su jeepofficial.it. Libera il tuo riscaldamento dal gas. Scopri l'esclusiva tecnologia Water Blades di Theon. Sostituisci la tua caldaia con le pompe di calore geotermiche ad alta temperatura Theon. Riscaldi, raffreschi, non inquini e risparmi fino al 70% sulla bolletta. Theon, energia dalla terra. Corvallis racconta una storia lunga 36 anni nell'information technology. Da sempre affianca le imprese nel loro percorso di cambiamento e innovazione. Corvallis è in continua evoluzione per una system integration sicura, nuovi modelli organizzativi e di business, nuovi percorsi integrati di protezione per i propri clienti. Oggi parte del polo italiano cyber di Tinexta per una crescita digitale sicura. Corvallis, innovazione nella tradizione. Linko immagini danneggiano la tua reputazione online o quella della tua azienda? Reputation Manager è la società leader in Italia per l'analisi, gestione e costruzione della reputazione online di aziende, brand, istituzioni e figure pubbliche. Reputation Manager offre supporto e consulenza specializzata per la rimozione di contenuti lesivi in rete, gestione di crisi e procedure per il diritto all'oblio. Tutela la reputazione online. Info su reputationmanager.it. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Borse in diretta. Buonasera, andamento ancora positivo per Wall Street, il Dow Jones guadagna l'1,80%, lo Standard & Poor's 500 il 2,18% e il Nasdaq il 2,93%. Per quanto riguarda le borse europee, Francoforte chiude positiva, più 1,59%, Londra più 0,56%, Parigi più 1,78%. Il FTSE MIBA, Piazza Affari, guadagna l'1,22%. I maggiori rialzi a Piazza Affari, Saipem più 8,71%, Banca Generali più 4,16%, Pirelli più 3,46%, Nexi più 3,26%, maggiori ribassi, Terna meno 1,18%, Inuit meno 0,29%, Atlantia meno 0,18% e Snam meno 0,14%. Come sempre in chiusura i cambi, euro su dollaro a 1,07. Ed è tutto. Da
Negroni, fino al 15 giugno acquista uno dei tantissimi prodotti in promozione e ti scontiamo l'IVA, come Poltivaporetto 3 Clean, scopa vapore che aspira e igienizza, tua a soli 277,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, 25 anni senza paragoni. Optimo Next, gruppo Centropaghe, ti affianca nella digital transformation della tua impresa. Gestione dei processi digitali, dematerializzazione del documento, firma elettronica e conservazione sostitutiva. OptimoNext.com. C'è chi da piccolo voleva fare l'astronauta, chi il pompiere, e chi invece sognava di diventare un supereroe. Poi si cresce. Aspetta, chi ha detto che il lavoro non può essere anche passione? Con affidabilità e un'esperienza consolidata nel tempo, Demolition 4.0 è il partner su cui contare per ogni tipo di progetto. Demolizioni, strip out, building refitting. Soluzioni professionali e innovative pensate su misura per le tue necessità. Demolition 4.0 by Top Taglio. Vai su toptaglio.com. La rivoluzione digitale sta cambiando la nostra vita. Cambia le nostre città, il nostro modo di viaggiare, di fare acquisti, di fare impresa, il nostro rapporto con la pubblica amministrazione. La diffusione dei pagamenti digitali, smart e contactless è appena cominciata. Smarter Payments è il podcast in 6 episodi che esplora questo futuro, dai cambiamenti in atto alle frontiere all'orizzonte. Smarter Payments, pagamenti digitali per la società del futuro. Disponibile su radio24.it e sulle principali piattaforme podcast. La Zanzara. Comunque una cosa la voglio dire riguardo all'argomento delle seghe. Cioè? Le seghe secondo me sono il più grande allenamento per mantenere viva una coppia, questo cioè la fantasia sessuale che viene fuori. Vero, facendosi le seghe non ha uguali. Vero. Cioè quando ti fai le seghe non c'è confini, non c'è limiti, non c'è libido, non c'è niente. Chiudendo gli occhi e facendoti una sega, una masturbazione anche per le femmine, puoi aprire qualsiasi mondo. Quindi è più importante di quello che la Quanta gente verità. Pensa. Io personalmente me ne sparo almeno una al giorno. Vabbè, a 43 anni. Questo sembra che ce l'ha 70 di anni dalla voce, insomma, e spara una sega al giorno. Io non so se adesso lo chiamo perché abbiamo qui un andrologo, non solo un andrologo, ma insomma un specialista in andrologia, ginecologia, sessuologia clinica, una persona molto importante che si chiama Lamberto Coppola. Non so se è d'accordo con questo ascoltatore, glielo chiedo subito brevemente, poi devo parlare con un'ascoltatrice che ci ha chiamato. Dottor Coppola, buonasera innanzitutto, buonasera. Buonasera. Coppola. Sono Alberto Coppola. Buonasera, dottor Coppola. Ah, pensavo fosse Francis Ford Coppola, scusi. No, quello che c'entra, quello è il regista, non c'entra niente. Quello è il regista, non è mio parente, comunque sempre un Coppola. Sì, è sempre un Coppola. Certo. Scusi, ma è vero quello che dice l'ascoltatore, che al rapporto diciamo di coppia, lei è un esperto di rapporti di coppia, diciamo certo. la masturbazione è importante? Anche più che la masturbazione è l'eiaculazione, cioè quante più frequenti sono le eiaculazioni, tanto più si salvaguarda. Guarda, il benessere dello stato pelvico, della prostata, delle vescichette seminali. Dunque lei sta dicendo che nel caso del maschio, perché di maschi stiamo parlando naturalmente, sì, più eiaculazioni ci sono, è una vecchia teoria anche diciamo di Grillo, che ti ricordi in uno spettacolo teatrale tantissimi anni fa, disse anche che più uno eiacula e più la prostata si mantiene, giusto Coppola? Sì, ma è vero, c'è stato anche uno studio americano in cui si dice che 21 eiaculazioni al mese prevengono il tumore della prostata. Beh, ragazzi, questo è molto questo importante. Questo è molto importante. Certo, bisogna sottolineare. Perché lo stai denigrando il dottor Coppola, quello che sta dicendo il dottor Coppola? No, non sto denigrando, mi stai dicendo ma scusi, 21 eiaculazioni al mese. Sì, questo lo dicono gli americani, ma comunque bisogna tenere allenato il sistema pelvico con delle eiaculazioni. La continenza fa male. Dunque qualcuno che trattiene per un certo periodo, per esempio, scusi se parlo di cose personali, lei c'è qui, che è uno che può essere anche lo posso utilizzare anche come consulente, insomma, da un certo punto di vista, è uno che trattiene, per esempio si masturba e trattiene l'eiaculazione, pensa che sia negativa come cosa lei? Guarda,
Certamente sì, che trattenere la continenza rovina e congestiona la pelvi. Congestionando la pelvi si conviene a tutti gli organi pelvici, tra cui le vescichette seminali, la prostata stessa e tutto il resto. È vero che ci sono delle teorie orientali in cui si dice che l'eiaculazione va trattenuta, ma in realtà studi... gli orientali non sono stronzi però, dottor Coppola. Non sono assolutamente no. Da gente da tenere in considerazione quando si tratta di queste cose. Però se le vescichette vanno svuotate. Vanno svuotate, non sì. Una al giorno, ci mancherebbe altro, ma bisogna avere un'allegra eiaculazione. 21 al mese. Ecco, da che età? Non lo dico io, Però, insomma, lei ci crede a questa cosa? Non lo dice, però... Credo non alle 21, ma alle allegre eiaculazioni, le 2-3 eiaculazioni settimanali sicuramente mantengono in salute. Però alla fine, ho capito, diciamo che hanno ragione gli americani. E da che età in avanti si deve arrivare a queste cifre, diciamo? Ma pensa te. O alle 3-4 settimanali o alle 21 in tutto, insomma, mettiamola come vogliamo. Dipende anche dall'età, Sì, appunto, da che età? Chiaramente, no? Ovviamente calando il testosterone. Diciamo dai 40 in poi, è giusto avere tutte queste eiaculazioni per non avere problemi alla prostata? Io parlo non delle 21, ma parlo di una almeno 2-3 eiaculazioni settimanali, sicuramente fanno bene. Scusi, dottore, adesso scusi, devo parlare con un'ascoltatrice, però una cosa interessante che lei tempo fa, no, ma questo è importante, ti ha detto che devi avere 21 eiaculazioni al mese per stare bene, per avere la sicurezza. Non 21. Vabbè, 21 l'hanno detto gli americani, ma l'ha detto lei come prima cosa, dottore, abbia pazienza. Scusi un attimo, dottor Coppola, è vero che l'uomo, lei tempo fa ha pubblicato una foto in cui c'era un uomo vestito da donna e un uomo vestito come negli anni 50-60, diciamo, col cappello, eccetera. Sì. Lei ha detto, stiamo diventando tutti quanti femmine, adesso non ha detto così, c'è una femminilizzazione dell'uomo, che è una cosa che si sa. Ma lei crede davvero che stiamo diventando tutti un po' froci? Adesso per dirla in maniera volgare. No, assolutamente non parliamo di froci, ma parliamo di femminilizzazione del sesso maschile, perché praticamente con femminilizzazione in senso di deandrogenizzazione dell'uomo, dovuto a quello che noi respiriamo, che noi mangiamo, che noi beviamo, e quindi purtroppo, abbiamo dell'eiaculato in meno, per esempio l'eiaculato è diminuito il volume dell'eiaculato nel corso degli anni. Quanti litri in meno? Litri, l'eiaculato, il valore dell'eiaculato e non deve essere superiore in millilitri, con 4 giorni di astinenza deve essere superiore a 1,5 cc di liquido seminale. Sì. E invece? Questo secondo i parametri attuali delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2021. E oggi prima parlavamo per esempio di 3 millilitri. Poi c'è stato un crollo dell'eiaculato? Sì, un crollo del volume dell'eiaculato, si parlava del crollo del fatturato in questa radio in genere. Fino a poco tempo fa si parlava di crollo del fatturato, qui improvvisamente invece il crollo dell'eiaculato. Vedi come cambiano le cose. Vedi come cambiano le cose. Nella radio è il crollo del fatturato. Avete sbagliato radio. Su radio 24 è il crollo del fatturato. Ma è uguale, è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Mi perdonerà se per un attimo interpello un'ascoltatrice che si chiama Carla Beatrice da Torino. Mi scusi un attimo, dottor Coppola, resti lì un secondo. Signora Carla Beatrice, buonasera, come sta? Allora, senta, lei mi è molto simpatico. Sì. Oh mio Dio, mi dica. L'ho visto per televisione, non l'ho mai visto. Oh mio ancora. Dio, sì. Ma siccome io sono un capricorno, sì. E sono un capricorno, lei. Sì. Una vecchia nazista. Perciò lei per me, senta, adesso racconto una bella cosa di Radio 24 ore. Mi dica però, signora, perché ha chiamato? Mi dica, che cosa vuole dire? Molti anni fa, di nuovo, sentivo un giornalista che si chiama Milan. Milan, ma perché c'entra adesso Milan? Beh, molti anni fa. Adesso mica è morto, è vivo. Ma è vivo, non è morto, non molti anni fa, è vivo. Ma io dico cosa mi è successo. Che è successo? Mi ha mandato quattro pattuglie della Digos in casa. Ma non ha mandato Se l'ha fatto, si conferma un eroe, che io dico sempre, ma Milan non un eroe. Ha mandato la Digos. Bravissimo se lo ha fatto. Ma mandato la Digos. Perché lei sta dicendo che ha mandato la Digos? Voglio approfondire questa cosa. L'approfondiamo. Lei sta dicendo che Milan ha mandato la Digos in casa sua? Sì. Ma perché? Che ha detto lei? Che cosa ha detto? Sebastopoli. Allora, questo giornalista
aveva una moglie che aveva un tumore. No, vabbè, adesso non parliamo di queste cose, signora, però lei ha detto io che... Non no, diciamo. Ma lei, ma lei, diciamo sta, ma lei sta raccontando una cosa personale, adesso poi me la racconterà bene. No. Una cosa per... Sì, mi sta raccontando... Lui aveva, lui ma aveva. Lei perché ha mandato la Digos? Perché gli è arrivata la Digos a casa a lei, signora Carla? Perché questo signore aveva... E faceva, e lo sapete che siete incazzati, vorresti avere un porcone per ammazzare in quel periodo. Faceva al mattino il giornalista. Vabbè, ma allora, ma perché è stata la Digos? Questa è una povera ma perché è venuta a casa sua, signora? Me lo racconterà la prossima volta. Detto. Scusi, la prossima volta la chiamo, signora. È troppo lunga. Come? È troppo lunga. Dopo sei giorni mi sono arrivati in casa. Vabbè. 5 pattuglie della Digos. Ah, perché ha minacciato il suicidio lei? Lo dico. A lei aveva, lei aveva minacciato il suicidio. Ma lei aveva minacciato il suicidio. Vabbè, non ho capito niente, signora, me lo racconta meglio. Se, dottor Coppola, mi scusi un attimo, io leggo qui, oggi si produce meno sperma, e quello l'abbiamo già detto, si è ridotto lo spazio tra l'ano e lo scroto, che vuol dire che si è ridotto lo spazio tra l'ano e lo scroto? Mamma mia, pure, ma che... sì, mamma mia, sì, le donne hanno una... tra il perineo, quindi tra l'inizio della vagina posteriormente e l'ano c'è una distanza, l'uomo ha una distanza diversa tra lo scroto e l'ano. E perché si è ridotto? C'è una perché questa è la distanza dovuta proprio all'estrogenizzazione. Ah, e dunque si è agli estrogeni, agli ormoni femminili. Ah, e dunque per questo siamo un po' più femmine, diciamo, per volgarizzare la cosa. Femminilizzati. Ecco, quando lei dice... No, ma ho capito benissimo. Quando lei dice che è aumentato il periodo refrattario, che vuol dire? Che non riusciamo a fare la doppietta? Questo è il punto? Beh, sì, si fanno molto meno doppiette di prima. Questo è molto interessante. Questo è molto grave. Molto grave. Molto grave. Bisogna aspettare più tempo. E dipende dall'età poi, certo, però in generale si fanno meno doppiette. Lei è stato illuminante, dottor Coppola, la ringrazio moltissimo. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Signore imbruttito.